Allora, buongiorno a tutti. Sono Fulvio Cortese, il preside di questa facoltà. Vi do un benvenuto a nome di tutta la nostra comunità. E ringrazio la collega Alessandra Magliero per aver organizzato, assieme al dottor Ariatti, che anche ringrazio, questa bella occasione di confronto, di dibattito, che coinvolge in verità molte questioni diverse, come avremo probabilmente modo di verificare direttamente sia nella mattina sia nel pomeriggio, perché il tema della promozione di determinate azioni per la tutela dell'ambiente, per la riqualificazione ambientale, è un tema quasi rigorosamente interdisciplinare e in realtà l'approccio, l'apporto che può portare lo studio della materia più prettamente tributaria o fiscale non è qualcosa di ancillare. Nel corso degli anni vi è stata una compenetrazione fortissima, e l'approccio per l'appunto di chi studia la materia fiscale e tributaria non è più qualcosa di strettamente ancillare perché legato alla formula dell'incentivo, diciamo, ma è qualcosa che diventa leva determinante anche nella revisione della disciplina di alcuni istituti che non sono strettamente tributari. E questo credo che sia l'aspetto più interessante delle riflessioni che faremo oggi. Quindi non dico naturalmente altro, anche perché la collega e il dottor Ariatti mi hanno coinvolto direttamente in questo convegno, per cui altre osservazioni le riservo a dopo e non posso che augurare a tutti buon lavoro, ringraziando tutti i relatori e gli ospiti del convegno stesso per la loro disponibilità e per darci il loro contributo. Grazie. Grazie. Grazie al nostro preside, professor Cortese, ringrazio tutti per la presenza a questo evento. Insieme al dottor Ariatti, che in realtà si occupa in modo più particolare del tema collegato, diciamo, ai profili fiscali della tutela ambientale. E abbiamo pensato questa giornata appunto per raccogliere un po' di contributi sia dal punto di vista scientifico prettamente, sia dal punto di vista anche operativo. Quindi avremo anche la partecipazione, e sono molto lieta che abbiano potuto partecipare, di un comune che già fa queste buone pratiche che vorremmo cercare di incentivare. Quindi l'idea di questa giornata è quella di capire se esistono spazi per una tutela ambientale anche utilizzando il meccanismo della leva fiscale, non come disincentivante, ma invece come agevolativa. Detto questo, però, io non voglio rubare tempo e spazio ai nostri relatori, che ringrazio per aver accettato ovviamente l'invito a questa giornata, e do subito la parola al professor Riccardo García Antón dell'Università di Tilburg, che molto gentilmente ci viene a parlarci degli scenari europei delle politiche di tutela ambientale. Grazie. Grazie, grazie mille per l'invito. Io vorrei ringraziare Alessandra e Simone per questo caro invito. Quindi io penso che il tema, diciamo, della tutela ambientale è un tema che coinvolge non solo un tema, diciamo, di politica, diciamo, tributaria, ma anche aspetti, profili tecnici che sono molto molto interessanti e che tutti soffriamo, non solo diciamo, il cambiamento climatico, ma per esempio io ho vissuto per quasi 4 anni in regione Toscana e sempre mi ha colpito questa la spiaggia bianca di Rosignano, che si vede qua quasi una spiaggia di corte Caribe, ma in realtà è una spiaggia, diciamo, inquinata di questi prodotti dalla Solvay, perché la Solvay produce carbonato di sodio, acqua ossigenata, polietilene. Quindi il punto del mio intervento è: che possiamo fare, diciamo, dal punto di vista tributario con questa situazione, una spiaggia per esempio inquinata che noi tutti sfruttiamo, no? Quindi nel mio intervento ho deciso di cercare un po' i profili internazionali e cercare, noi abbiamo due prodotti, due strumenti, uno
le tasse ambientali e la agevolazione fiscale. Quindi io vorrei fare un, diciamo, uno studio di che, quali sono i limiti, diciamo, i constraints, le limitazioni che hanno gli stati per introdurre questi tipi di agevolazione fiscale o tassa fiscale. Dal punto di vista della WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, dal punto di vista dell'Unione Europea. Però non solo vorrei rimanere in questi strumenti, diciamo, fiscali, vorrei anche essere un po', diciamo, provocativo alla fine di questo intervento e ripensare se abbiamo una necessità, diciamo, di abbandonare o di abbandonare un po' il principio di chi inquina paga, che è un principio, diciamo, che considero di corte negativo, nel senso di dobbiamo trovare il link, l'autore dell'inquinamento, identificare il danno e passare a un principio di una corte più positiva, un profilo più positivo, e l'obbligo morale, è l'obbligo morale dell'azienda, del cittadino, con la tutela ambientale. Quindi vorrei finire questo intervento con questo modello che adesso sto in sviluppo, un modello di Green Social Responsibility, Green Social Responsibility, che è collegato a questi studi che si stanno facendo sulla Corporate Social Responsibility o la responsabilità sociale corporativa. Quindi, diciamo, quando ne parliamo delle tasse ambientali, noi dobbiamo, diciamo, fare il riferimento a Pigou, a questi tipi di teorici che hanno parlato dell'esternalità. Diciamo, la tassa ambientale non ha una finalità di raccolta dei soldi, ma la finalità è di lotta contro l'inquinamento, contro la contaminazione. Tutti soffriamo il deterioro, ma quelle aziende, quelli che, diciamo, fanno questa misura, questa contaminazione, questo inquinamento, devono pagare. Ma non solo è l'unica, diciamo, fondamentazione delle tasse ambientali, c'è un'altra che è proposta per l'economista Kuoss, che viene a dire che, diciamo, tutto le tasse ambientali rallentano la crescita economica e lo sviluppo economico. Quindi dobbiamo fare come si è fatto per esempio a Kyoto, al protocollo di Kyoto. Tu puoi inquinare quello che vuoi, ma devi pagare agli altri. Non so se conoscete questo sistema di quota, per esempio in la cumbre di Kyoto si è fatto, ma è un sistema diverso a questo sistema, diciamo, di esternalità, di lotta contro l'inquinamento che soffriamo tutti. E in relazione con le tasse ambientali, tutti gli economisti classici, John Stuart Mill, David Ricardo, Adam Smith, hanno scritto che possiamo introdurre queste limitazioni al commercio mondiale perché dobbiamo difendere o proteggere il medio ambiente. Ma gli ultimi studi, per esempio, che sono per esempio fatti in Cina dell'anno 2018, c'è questo articolo, viene a dire che l'analisi empirico di queste tasse sulle carbone e sull'acciaio devono essere troppo alta per conseguire la finalità di lottare contro l'inquinamento. Quindi non basta una tassa ambientale che è bassa. Per quindi la finalità è sempre una finalità di raccolta, la finalità è di scoraggiare l'uso di queste produzioni, messi di produzioni che sono altamente inquinanti. Quindi dal punto di vista della WTO, diciamo dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che come tutti sapete è un'organizzazione che, diciamo, monitorizza, possiamo dire, che non ci sono restrizioni al commercio mondiale. Quindi l'articolo 20 del General Agreement on Tariff and Trade, il GATT, permette di introdurre tasse ambientali. Ma il primo paragrafo vuol dire che non si può introdurre tasse ambientali che fanno una discriminazione arbitraria a un tipo di prodotti, a un tipo di paese. Quello più importante, perché come vediamo adesso nella seguente slide, quello è stato per l'Appellate Board del WTO uno dei punti fondamentali quando ha deciso casi in relazione con queste tasse ambientali che supponono una restrizione al commercio mondiale. Ma si possono mettere queste restrizioni
apartado B para la defensa, diciamo, de la animal and plant life, y el apartado G, la conservación di risorse che si possono esaurire. Ma l'apartato G è un po' speciale perché ha bisogno di che la misura, la tassa ambientale, è principalmente destinata a conservare ricorsi che non possono essere esauriti. Quindi, quando ne leggiamo questi casi del WTO, dell'Appellate Board, vediamo per esempio il US Shrimp, era un caso per esempio una proibizione che ha messo gli Stati Uniti per importare gamberoni di Italia, di India, Malaysia, questi tutti i paesi. Gli Stati Uniti ha detto, io ho messo questa restrizione al commercio, Non puoi importare questi prodotti perché questi gamberotti alla fine hanno un pericolo di essere esauriti. L'Appellate Board in questa decisione ha deciso che quella è una misura arbitraria perché era principalmente destinata, diciamo, a proibire la importazione di questi prodotti. Quindi non si è messo a decidere se c'era un problema con l'apartato G che abbiamo visto, ma ha risolto, diciamo, con il primo paragrafo dell'articolo 20. C'è una discriminazione. Un altro caso, per esempio, è il caso della retreated tire, che sono un tipici di pneumatici, che Brasil, per esempio, ha proibito l'importazione di questi tipici di pneumatici, e alla fine la Unione Europea ha messo una domanda contro Brasil per quello. Alla fine la Corte ha deciso che la misura non era giustificata perché introduceva una discriminazione fra produttori che sono dal Mercosur e che non erano del Mercosur. Un altro caso, per esempio, US Gasoline, che è un caso dove Stati Uniti ha messo una restrizione all'importazione di gasolina, di benzina, di Venezuela, e diceva che questa benzina alla fine era una benzina che inquinava abbastanza. Ma la Corte ha deciso che questa è una misura arbitraria contro la Venezuela, la importazione di prodotti di Venezuela, quindi ha tolto questa misura. Quindi ancora non è risolto per la WTO, per l'Appellate Board della WTO, questioni dell'apartato G o l'apartato B espressamente, per esempio il calentamento globale, ancora non è risolto, dobbiamo aspettare, sì. Per esempio, noi mettiamo un imposto alla importazione di prodotti cinesi perché c'è un alto inquinamento per la produzione di acciaio o la produzione di carbone. Se facciamo questo imposto in Europa o in Italia, dobbiamo fare molta attenzione perché questa tassa non può essere discriminatoria contro, diciamo, l'importazione di prodotti cinesi. Dal punto di vista della WTO, quello è più importante. Se ci muoviamo adesso alla Unione Europea, qual è la definizione di una tassa ambientale? Voi sapete, era un caso molto irrilevante, che è un caso spagnolo, risolto per il Tribunale di Lussemburgo, il caso trasporto Jordi Besora. È importante perché in questo caso il governo spagnolo ha introdotto nel tempo del 2010, penso, un imposto sulla vendita al dettaglio di oli minerali. Era un imposto che, diciamo, affettava tutti i consumatori finali che dovevano pagare questa tassa quando, diciamo, andavano al benzinaio. Questi importi erano tutti destinati al finanziamento della spesa sanitaria. Quindi dal punto di vista dell'Unione voi conoscete che c'è la CISA per gli oli minerali. Quindi c'è un dubbio di compatibilità di questa tassa spagnola con la CISA. Perché? Perché la direttiva della CISA sulle oli minerali diceva che i prodotti possono essere oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifica. Quindi se noi creiamo un imposto che ha una finalità specifica, questo imposto, diciamo, ambientale può essere compatibile con la CISA
sulle oli minerali. Quello è importante, quindi per il Tribunale, per la Corte di Giustizia Europea, si plantea, si chiede, se questo imposto ha una finalità specifica e quindi è compatibile con l'accisa. L'Unione, il Tribunale, alla fine dice così, dice la tassa ambientale deve avere una struttura per scoraggiare l'uso dei prodotti considerati nocivi dal punto di vista ambientale e l'aliquota dell'imposto deve rispondere a incoraggiare altri prodotti. Non basta che questi tipi di tasse fanno un lavoro, diciamo, per il bilancio, puramente di bilancio non vale, deve essere un tributo, una tassa di dissuadire l'utilizzazione di questi prodotti, una finalità ambientale specifica, non vale una... Quindi l'imposto spagnolo alla fine non era così un imposto ambientale, la Corte ha deciso che è incompatibile con l'accisa sulle oli minerali. Quindi dal punto di vista, diciamo, del diritto dell'Unione, questa definizione, diciamo, di tributo ambientale, noi adesso dobbiamo di parlare un po' dei principi del diritto dell'Unione. Il primo principio più fondamentale è, diciamo, il principio di discriminazione, che tutti conoscete, che è, diciamo, legato all'articolo 110. Nessuno Stato membro applica diretta ma indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizione interna di qualsivoglia natura superiore a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti similari. Quindi il principio di discriminazione è uno dei principi fondamentali che la Corte già ha risolto in qualche caso di tasse ambientali. Per esempio in questi casi finlandesi, dove il governo della Finlandia aveva messo un imposto che faceva una distinzione da dove veniva la produzione di energia elettrica. Quindi la produzione di energia elettrica di origine nazionale aveva due tipi di quota, una per energia idraulica e l'altra su energia nucleare, ma invece l'importazione di energia di altri paesi della Unione non faceva nessuna distinzione. Quindi si è fatto un allegato che c'era una tassa discriminatoria perché faceva una discriminazione fra i entrambi produttori nazionali, i produttori della Unione. La Finlandia ha detto, come giustificazione di questa tassa ambientale, alla fine io non so di dove viene l'energia che avevamo importato, quindi può essere una giustificazione interessante, però la Corte di Giustizia alla fine ha detto che non basta, perché vince il principio di proporzionalità. Quindi la Finlandia deve chiedere all'importatore di energia che faccia la dimostra di dove viene questa energia. Quindi il principio di proporzionalità è importante per controllare questo tipo di tassa ambientale. Non è proporzionale, l'importatore può dimostrare che l'energia elettrica da esso importata è stata prodotta con determinate modalità. Quindi anche l'Unione, c'è non solo il principio di discriminazione che avete visto che funziona molto, di forma molto semplice, ma ci sono altri due principi importanti, principi di precauzioni, di forma che tu puoi adottare una restrizione alla libertà fondamentale per i prodotti, per non sei sicuro, ma può darsi che questa misura ha una probabilità di danno. Quindi tu puoi restringere la libertà di circolazione per questo principio di precauzione, che è anche riconosciuta nella diversa sentenza del Tribunale. È il principio di chi inquina paga, che è un principio che, come tutti sapete, è già nel Trattato e anche nella Direttiva, deve risarcire il danno dovuto all'inquinamento. Quindi questi sono i principi che formano un po' la tributazione nell'Unione Europea e che si applica alla tassa ambientale. E anche un altro lato, dobbiamo anche vedere che succede con l'aiuto di Stato. Voi sapete, per esempio, che è importante, può darsi che il governo italiano, il governo fa una introduce una tassa che può essere considerata
aiuta l'Stato, una agevolazione che può produrre un vantaggio selettivo frente agli altri operatori europei o di altri Stati membri. Quindi è importante nello studio dell'aiuto di Stato fissare se si sta producendo un vantaggio selettivo. E per quello dobbiamo guardare qual è il quadro di riferimento, perché tu devi fare una comparazione per cercare se quella misura è un vantaggio selettivo agli operatori nazionali in contra, diciamo, di operatori comunitari. Il quadro di riferimento è stato un problema da molti tempi fa, per esempio in questi casi di Gibraltar, sicuramente conoscete, o World Duty Free. Questo era un imposto spagnolo, era una agevolazione spagnola che si dava a tutte le imprese spagnole che residenti in Spagna, che acquistano, che facevano l'acquisizione di partecipazioni di aziende della Unione fuori, c'era una possibilità di dedurre il 5% della differenza, era una possibilità di dedurre, detrarre la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo, diciamo, di libri contabili, ma è un tema, diciamo, di diritto corporate tax law. Quindi in questo successo la Corte fa una comparativa con, diciamo, l'imposto con il sistema spagnolo, perché questo è un vantaggio selettivo dato, diciamo, a un tipo di azienda spagnola che facevano l'acquisizione di partecipazione all'estero. Qui se c'è un carattere, non sempre un carattere derogatorio di un regime comune, qui la selettività è un trattamento differenziato per questi operatori, diciamo, spagnoli che facevano l'acquisto di partecipazione all'estero. Quindi non basta dire comparare, ma basta dire che c'è un trattamento differenziato e aiuto di Stato. Questa è una posizione, una interpretazione molto, molto, diciamo, ampia, che fa paura quando, per esempio, ne vediamo l'imposto, per esempio, medioambientale, questo imposto sulle tasse ambientali. Perché? Perché dove facciamo la comparazione? Dove cerchiamo questo vantaggio selettivo? In questi casi, per esempio, c'era un caso dove un imposto tedesco sulla produzione di elettricità di centrali nucleari. Quindi gli operatori di centrali nucleari avevano fatto un complaint alla Corte, nel senso che c'era discriminatorio in comparazione con gli altri produttori che non facevano energia nucleare. Quindi la Corte ha detto il fatto che la tassa ambientale, questa tassa che, diciamo, grava sulla produzione di energia nucleare è una misura che è destinata al risanamento di questo sito minerale Asset 2. Se noi vogliamo al caso che aveva già presentato Jordi Bessora, si vede che c'è questa finalità specifica, quindi questa tassa ambientale, questa differenziazione della produzione di energia alla fine è ammissibile, non è contraria al diritto della Unione, non è aiuto di Stato, perché c'è una finalità specifica molto molto concreta e risponde al principio di qui inquina paga. Quindi per recapitulare, in aiuto di Stato non vediamo un problema la introduzione di misura di tassa ambientale, di agevolazione fiscale, per se c'è sempre una finalità specifica di lotta contro l'inquinamento. Per esempio, la Commissione ha deciso in questa decisione 2013 che incentivi fiscali per l'acquisto di macchina ecologica non sono aiuto di Stato. Dal punto di vista, portanto, dell'aiuto di Stato, non c'è un problema per introdurre questi tipi di agevolazioni fiscali e questi tipi di tasse ambientali. E adesso, già per finire già il mio intervento, vorrei un po' presentare questo, un po' di provocazione, un pensiero che sto in sviluppo, l'idea di superare il principio, diciamo, di quinquina paga, che è un principio che, come tutti sapete, è un principio che cerca di trovare un nesso di casualità
di dimostrare un comportamento doloso o colposo e che è anche molto difficile di calcolare i costi di questa azione. Quindi il modello è un modello, il nostro modello basato su chi inquina paga. Può darsi che ci sono movimenti, al prossimo intervento di Enrico verrà su questo punto, sull'idea dell'economia circolare o il pacchetto di economia circolare, ma noi stiamo già cambiando l'approccio, e l'approccio già non è un modello di prendi, produci, usa e getta, è un modello che sta in sviluppo un cambio di modello di economia. Quindi in questo nuovo cambio di economia, se è possibile diciamo, di introdurre questa idea di green social responsibility. E quello è importante di tenere in conto, diciamo di prima, negli anni 60 si diceva che lo sviluppo economico è molto contrario a queste misure ambientali. Quindi dobbiamo, per questi paesi in sviluppo, dobbiamo di incentivare lo sviluppo, non dobbiamo di mettere in conto, rendere in conto se c'è un inquinamento. Ma questo negli anni 70, questa è la curva di Kuznets, viene a dire tutto lo contrario. Quindi c'è un momento in questi paesi che hanno bisogno, per esempio questi impiegati hanno migliori salari, quindi demandano una qualità ambientale. E quindi, per esempio, quando i consumatori vanno al supermercato e demandano prodotti verdi. Anche, per esempio, si hanno fatto di studi in America, quando gli impiegati le hanno detto ti abbasso il stipendio se la nostra produzione diventa green. E gli impiegati hanno detto sì, se non sono d'accordo di abbassare il mio stipendio se la nostra produzione diventa green. Quindi se c'è un cambiamento di mentalità, un cambiamento di approccio per la protezione del medio ambiente. Quindi se tutto succede così, perché non possiamo dire che l'azienda, il cittadino, hanno questo obbligo morale, diciamo, di non inquinare, di pulire e non solo, diciamo, pensare a strumenti di tipi fiscali per l'agevolazione. Le diamo un'agevolazione, per esempio, a quello che sì, tu pulisce questa spiaggia bianca, o mettiamo una tassa che risponda a questo principio, diciamo, negativo di chi inquina paga. Possiamo parlare di un obbligo di questa azienda, Towards, come diciamo questo paper di Davis, hacia la protezione del medio ambiente. Quindi è chiaro quello che un po' l'idea di sviluppo di diventare questo obbligo morale collegato con la corporate social responsibility e, diciamo così, non solo pensare a queste tasse ambientali o incentivi fiscali, sino per ripensare in questa idea di obbligo morale di non contaminare, non pulire, con questa idea ultima, ancora in sviluppo, io vorrei lasciare qui il mio intervento. Grazie al professor Garisanton, che ha dato veramente un quadro, a mio avviso, molto interessante di quelli che sono gli sviluppi sia dal punto di vista internazionale che comunitario, e anche relativi a questa provocazione, ma non tanto provocazione, del superamento del principio di chi inquina paga, che poi verrà ripreso anche nel pomeriggio. Lascio adesso la parola all'amico professor Lorenzo Del Federico dell'Università di Chieti Pescara per vedere il tema dell'esperienza italiana relativamente alla tutela ambientale e i criteri di riparto delle spese. Ecco, certamente in primo luogo grazie a la facoltà giuridica trentina, all'amica Alessandra Magliaro, al preside Cortese per avermi invitato in questa occasione così, così stimolante, importante, per un confronto su temi di grande attualità. E intanto preannuncio una strenua difesa del chi inquina paga e
niente affatto un approccio, diciamo, volto al superamento o, diciamo, rassegnato a prendere atto delle difficoltà, però ovviamente tutto questo su base, per quanto possibile, scientifica, attraverso un percorso che mi accingo a sviluppare, quindi ben oltre le semplici opinioni. Allora, il tema assegnatomi è quello della tutela ambientale e dei criteri di riparto delle spese pubbliche. Alla base del tema c'è, sullo sfondo c'è una domanda fondamentale: quale potrebbe essere il criterio di riparto ottimale nella ripartizione delle spese pubbliche relative alla tutela ambientale? È una principale domanda. E poi anche una verifica estremamente sintetica della adeguatezza delle strutture e degli assetti funzionali degli istituti presenti nel nostro ordinamento per verificarne la conformità rispetto al criterio di riparto ottimale che andremo ad individuare. Il punto di partenza immediato dal punto di vista quindi del diritto nazionale non può che essere il nostro articolo 53 della Costituzione, che contiene la regola base della finanza pubblica, e cioè il concorso in base alla capacità contributiva. Capacità contributiva che va declinata, va compresa, ma che certamente, diciamo, ci consente di avere un primo scenario. Da un lato è ovvio che vi saranno risorse, spese, prelievi che saranno orientati alla tutela ambientale, ma mediante formule di fiscalità generale, cioè non è da escludere che sia impiegata per la tutela ambientale una quota dell'IRPEF o dell'IRES. Rientra nel bilancio dello Stato potrà valutare, a seconda delle contingenze finanziarie, quali quote della fiscalità generale utilizzare per la tutela ambientale. Non è un tema del quale ci occupiamo, perché evidentemente si risolve in scelte di alta discrezionalità politica. Quello che invece ci interessa direttamente è il sistema delle misure di prelievo che si esprimono in fiscalità specifica, quindi specifica per vincoli di destinazione o specifica per caratteristiche del presupposto. Quindi, stando allo scenario che emerge come privilegiato per le riflessioni di oggi, quello della tutela ambientale nell'ambito della fiscalità locale, è evidente che noi abbiamo una tassazione sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che non solo esprime e si conforma al principio europeo del chi inquina paga, ma soprattutto è strutturata la tassa rifiuti, seppur in modo approssimativo, la tariffa, poi diremo qualcosa di più, ma ci saranno anche altre relazioni, seppur in modo approssimativo, ma è evidentemente finalizzata a compensare un servizio pubblico ambientale. Quindi è una misura di fiscalità ambientale specifica. La tutela ambientale qui viene realizzata con un intervento specifico, ed è questo il settore nel quale andiamo a collocarci. Quindi non quello della fiscalità generale, ma quello della fiscalità specifica, che quindi assume una pregnanza giuridica. Quindi sembra proprio che da questo punto di vista la tassazione sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per le sue connotazioni, cioè località, ambientalità e collegamento con un criterio di riparto ben preciso, il chi inquina paga, sia un terreno ideale per sviluppare le nostre riflessioni. D'altro canto, il chi inquina paga e più in generale la connotazione ambientale
non sono altrettanto esplicitati principi e connotazioni in altri tributi, ovvero non sono altrettanto facilmente percepibili. Ci sono anche altri tributi, il tributo per gli scali aeroportuali per l'inquinamento acustico degli aerei, è probabilmente un tributo ambientale che però per la sua connotazione, per la sua struttura, per la sua funzione, per la lontananza dalla utenza e dagli interessi dei cittadini e degli amministrati, non è un tributo che nella sua connotazione ambientale risulta facilmente percepibile dalle comunità locali. Ecco perché invece, per motivi del tutto opposti, la tassazione ambientale centrata sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è un terreno ideale. Vediamo un po' quali sono i criteri di riparto delle pubbliche spese. I criteri di riparto, alcuni sono notissimi, altri meno, altri vengono bistrattati un po' dalla dottrina, un po' dalla giurisprudenza, ma comunque i criteri classici sono quelli di una capacità economica centrata, caratterizzata da reddito, patrimonio, consumo, non sono temi rilevanti ai fini dell'argomento prescelto. Quindi tutte le forme di tassazione collegate a criteri di riparto espressivi di capacità economica non sono particolarmente rilevanti per la tutela ambientale. Ce ne sono altri di criteri di riparto economico-finanziari che poi assumono dimensione giuridica attraverso l'articolo 53 prima e le declinazioni legislative poi. Gli altri criteri sono il criterio del beneficio, quindi chi si avvale di un servizio, di una funzione, traendone un beneficio è chiamato a contribuire al finanziamento del servizio, della funzione. Ma andando cominciamo ad arrivare al nostro tema, ma in realtà andando avanti si trovano altri criteri ulteriormente specificati rispetto al criterio del beneficio, ben noti in una letteratura giuridico-tributaria ed economico-finanziaria secolare, e sono i criteri del costo, dell'equivalenza e del corrispettivo. Quindi ci sono tributi che coprono il costo, in tutto o in parte, tipicamente le tasse, dai ticket sanitari alla tassa rifiuti, sono tributi ancorati alla copertura del costo ricondotta alla prestazione di un servizio, alla fruizione di una funzione. E qui siamo veramente molto vicini al chi inquina paga. Poi c'è il criterio dell'equivalenza, è il mondo delle concessioni governative, delle licenze, abilitazioni, autorizzazioni, non perdiamo tempo con questo perché è veramente estraneo. E poi c'è il criterio della controprestazione, ma il criterio della controprestazione, cioè un criterio veramente commutativo, basato sullo scambio di utilità giuridicamente apprezzabile, è la frontiera del diritto tributario. Quando si arriva alla controprestazione, termina, finisce la fiscalità, la finanza pubblica, il prelievo non è più un prelievo autoritativo, è un prelievo commutativo, contrattuale, corrispettivo, e quindi parleremo di diritto privato speciale, prezzi pubblici, si apre un mondo abbastanza confuso, ma io direi che tutto sommato i riferimenti agli studi di Massimo Severo Giannini degli anni 50, cioè sono corrispettivi di diritto privato con dei caratteri di specialità amministrativa pubblicistica, ma non arrivano mai i corrispettivi dei servizi pubblici a diventare tributi, perché altrimenti non sarebbero corrispettivi. Il sinallagma, lo scambio, è l'elemento differenziale.
Questi sono i criteri tradizionali, cioè i tributaristi, gli studiosi di finanza pubblica e di economia finanziaria lavorano su questa roba da diversi secoli. C'è una novità, c'è una novità. Qual è il criterio di riparto più nuovo, più moderno? È appunto il criterio chi inquina paga. Non dico inventato da Pigou negli anni 20 e 30, basato sulle esternalità negative, ma adesso non sarei in grado di dire se proprio furono scoperti, inventati, creati dagli studi piguviani. Di certo nel sistema delle costituzioni, dei trattati e nelle analisi economico-finanziarie, nelle ricostruzioni giuridico-tributarie, il chi inquina paga pochi decenni di vita. Quindi è un criterio di riparto moderno, anzi oserei dire contemporaneo. Chi lo ha tirato fuori? Pigou dal punto di vista degli studi, l'OCSE dal punto di vista della soft law e delle elaborazioni negli anni 60 e 70 e da ultimo l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e prima mi sembra che fosse il 174, il 200, insomma è roba recente. Quindi direi che la prima volta in cui si è parlato in modo operativo e non puramente scientifico-culturale del chi inquina paga lo si è dovuto a un paper dell'OCSE degli anni 60. Cominciamo le difese del chi inquina paga, che oggi è codificato insieme agli altri principi, prevenzione e precauzione, nel 191 del test del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Il professor Garcia, l'amico Riccardo, ha detto ma è un criterio che, siccome è basato sul danno, sull'antigiuridicità, assume una connotazione di reazione ad un illecito, di risarcimento, di negatività e quindi ci si può ragionevolmente spingere verso il superamento di questo approccio restrittivo, negativo, basato su una logica di reazione ad un illecito. Ma attenzione, i trattati, il trattato non configura affatto il presupposto del chi inquina paga come fatto illecito. Il trattato si limita a definire il criterio, il chi inquina paga. Poi sta, come rispondente alla migliore tradizione del diritto dell'Unione, sta agli Stati declinare la formula che essi ritengono confacente rispetto all'osservanza del principio. Quindi chi inquina paga contenuto nei trattati è di per sé neutro. Le declinazioni sono: se configuriamo a monte il comportamento dell'inquinatore come illecito, ma per configurarlo come illecito dobbiamo identificare la violazione di un precetto giuridico. Quindi se lo configuriamo come illecito, allora avremo una responsabilità che potrà essere, in via di prima approssimazione, una responsabilità risarcitoria, lato senso aquiliana, però deve essere configurato come illecito, quantomeno civilistico. Può essere configurato il comportamento base come illecito dal punto di vista penale o dal punto di vista amministrativistico e quindi con responsabilità sanzionatorie amministrative o penali, ma quindi abbiamo un illecito ben stigmatizzato. In realtà vi sono altre tre declinazioni che prescindono dalla connotazione del comportamento del privato in termini di illecito e sono la conformazione fiscale del principio. Dire che chi inquina perché usa un'automobile vetusta deve, diciamo, compensare la comunità dall'inquinamento non vuol dire che siccome utilizza l'automobile vetusta commette un illecito, perché se commettesse un illecito dovrebbe essere una norma che dice è vietato utilizzare autovetture vetuste. Quindi nel caso del chi inquina paga declinato come
attributo moderatore, dissuasivo, compensativo rispetto ad attività inquinanti, l'attività inquinante di base non si configura come illecito. Quindi la tassazione colpisce un comportamento certamente ritenuto non meritorio, non desiderato, ma altrettanto certamente non configurabile come comportamento illecito. Ma ci sono altre dimensioni finanziarie e non tributarie dello stesso principio. Intanto c'è la dimensione puramente corrispettiva. Inquini e quindi non pagherai un tributo, ma pagherai un puro e semplice corrispettivo dell'inquinamento. È la tariffa puntuale della tassa rifiuti. Cioè, produci un chilo di rifiuti, paghi per un chilo di rifiuti. In una logica paritetica, tendenzialmente, corrispettiva, basata sulla controprestazione. Palese che non c'è nessun illecito. Quindi abbiamo capito che non c'è illecito né nel chi inquina paga declinato in termini tributari, né tantomeno nel chi inquina paga declinato in una dimensione corrispettiva. Ma la più importante declinazione del chi inquina paga, rispetto alla quale il convegno di oggi dà poco spazio perché è una dimensione macroeconomica, industriale e non riferibile alla finanza locale, è la dimensione finanziaria e non tributaria dei certificati verdi, dei certificati bianchi e delle quote di emissione. Grazie al protocollo di Kyoto, al trattato di Kyoto e quindi al frutto buono del multilateralismo, e noi abbiamo implementato ormai da tempo un sistema di quote verdi e grigie, di quote di emissione. E non mi posso dilungare, ma è evidente che una volta definito un riparto per stati e per aziende, chi produce meno inquinamento risparmia quota di emissione che può vendere realizzando dei denari e vende a imprese che non riescono a ridurre il loro effetto inquinante per rimanere competitive sui mercati, comprano quote di emissione pagando il prezzo e continuano ad inquinare avendo pagato le quote di emissione. Ora, non possiamo certo dare giudizi approssimativi rispetto al sistema, per me sono estremamente positivi e che non sia stato implementato bene fino in fondo, ma la cosa importante qual è? Che abbiamo capito che le declinazioni del chi inquina paga sono almeno risarcitoria, punitiva, tributaria, finanziaria, corrispettiva. Oggi ci limitiamo a quella tributaria, perché è quella che nell'ambito della fiscalità ambientale locale assume una sua peculiare dimensione. Sarebbe bello parlare di quote di emissione, ma non riguarda i temi della finanza locale e della tutela ambientale, diciamo, nelle comunità locali cui è rivolto l'obiettivo principale di questo incontro. Quindi torniamo a dire che il chi inquina paga è un metodo di riparto tributario o nelle sue diverse dimensioni, non solo attuale, ma proprio il più moderno, è proprio contemporaneo. Chiaramente vi sono difficoltà nell'implementarlo, molto difficile, ma prima di abbandonarlo proviamoci, e i risultati del Trattato di Kyoto mi sembrano modesti ma non insignificanti. Quindi siamo su una strada sulla quale bisogna lavorare. Ora andiamo a vedere se in Italia il chi inquina paga, parlando dell'area elettiva della fiscalità locale ambientale, ha avuto un'adeguata declinazione. Per capire questo dovremmo un attimo guardare le norme complicatissime della tassazione o della remunerazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, articolata così come si è articolata questa disciplina nel corso degli anni. Certo, nel testo unico del 31 già esisteva la tassa rifiuti. Non si parlava di chi inquina paga, non si palesava, non era concepibile.
E avevamo quindi una struttura del tributo troppo forfettizzata, troppo lontana, ma eravamo nel 31. Facciamo un salto e risparmiamoci quello che è accaduto tra il 31 e il 2008. Nel 2008 abbiamo chiaramente la direttiva numero 98, attinente al processo di riforma della disciplina sui rifiuti e del loro ciclo di produzione e smaltimento. Nel 2008 chiaramente la direttiva pone al centro del progetto europeo di gestione del servizio il principio chi inquina paga, come sempre non declinandolo, cioè dirà: voi stati, rispettate il principio, poi scegliete voi formule corrispettive, formule sanzionatorie, formule fiscali o quant'altro. Però qualunque cosa fate, deve rispettare il principio. La situazione italiana è risultata estremamente, forse uno dei settori peggiori in cui abbiamo dato il peggio. Veramente è difficile capirci qualcosa. Un buon tentativo fu realizzato con il decreto Ronchi 22 del 1997, un tentativo di trasformare la vecchia TARSU in tariffa, però forse risultò troppo anticipato rispetto alle capacità del tempo. Fatto sta che col decreto Ronchi c'è un tentativo di defiscalizzare il prelievo spostandolo dall'area della tassa all'area della tariffa corrispettiva, però questo passaggio non fu realizzato fino in fondo e soprattutto, siccome rimaneva una connotazione autoritativa, fortemente pubblicistica, ma proprio una autoritatività che si traduceva in un prelievo coattivo, la Corte Costituzionale, e di certo oggi non andremo a ripeterne i passaggi argomentativi, nel 2009 ha qualificato la tariffa sui rifiuti del decreto Ronchi come un'entrata tributaria. Quindi il processo di defiscalizzazione tentato non è riuscito, perché non è un gioco di etichette, di nomi. Quello piace molto ai policy makers italiani: cambiano il nome, hanno fatto la riforma. No, la riforma richiede elementi strutturali, organizzazione, lavoro. Decreto Ronchi, molto positivo nell'impianto, poi è mancato qualcosa. E quindi diciamo, negli anni 90-2000 abbiamo avuto essenzialmente una dialettica tra tariffa da un lato, TARSU dall'altra, con quote fisse, spese in conto capitale, costi in conto capitale, quota variabile relativa alla spesa corrente, grandi linee, e copertura integrale dei costi del servizio, cioè la tassa o la tariffa non possono andare oltre la copertura del costo, anzi storicamente ne dovevano coprire solo una quota, anticamente il 50, l'80, di certo non sono strumenti per realizzare fiscalità generale, sono strumenti per finanziare il servizio, quindi sono tributi, io dico paracommutativi, cioè c'è qualcosa di commutativo, ma non sono tributi che rispondono ad una logica dello scambio, altrimenti non sarebbero tributi. C'è però un vincolo apprezzabile tra servizio, prelievo, finanziamento del servizio, quindi certamente non sono tributi del tipo imposta, ma appartengono al sistema delle tasse. Costantemente il legislatore con la TIA 1, TIA 2 cerca di spingersi verso il corrispettivo perché il corrispettivo è più bello, cioè il corrispettivo è più premiante in termini di politiche tributarie, politiche economiche, cioè è meglio prendere le cose in un rapporto paritetico
e quindi in una logica di corrispettivo, di scambio di utilità, piuttosto che effettuare un prelievo coattivo, autoritativo, in una logica marcatamente pubblicistica e quindi mediante l'esercizio di un potere amministrativo. Si va alla ricerca del consenso, dell'adesione spontanea, di logiche possibilmente paritetiche, però poi bisogna vedere se alla prova dei fatti funzionano. Sembra che non funzionino molto, o meglio, funzionano in contesti virtuosi nei quali non ci si limita a dire c'è la norma che dice questo e quindi operiamo in conformità della norma, ma c'è tutto un mondo di società civile, di accountability, di partecipazione attiva delle comunità locali che dà un substrato alle logiche del consenso, del corrispettivo, della controprestazione. Se non c'è questo lavoro, quelle logiche non funzionano e ti devi ripiegare nel prelievo autoritativo e coattivo. Però ecco, tornando proprio a quello che è vigente oggi, cioè il sistema della Tari, per come è vigente dal 2013, attualmente abbiamo una Tari, quindi una tassa rifiuti, basata su tre diversi criteri, e ogni comune più o meno può fare, almeno in astratto, quello che vuole. Primo criterio, metodo normalizzato. Sulla base del metodo normalizzato e normativizzato, nel DPR 27 aprile 99 numero 58. Quindi è un metodo normalizzato che deve esprimere correttamente il chi inquina paga, ma se noi andiamo a leggere questo decreto, io l'ho letto, una lettura molto noiosa, molto faticosa, molto complicata, io non ci ho capito quasi nulla. E quindi il metodo normalizzato in realtà non risponde veramente al principio chi inquina paga, perché per quel poco che ho potuto capire parte da costi storici ed effettua una ripartizione dei costi storici secondo criteri forfettari ragionevoli in macro aree, poi micro aree e poi alla fine su base quasi di ambiti ottimali e alla fine arriviamo ai comuni. Quindi in realtà non parte dalla produzione dell'inquinamento, ma parte da dati storici, quello che accadeva, i costi per raccolta e smaltimento macro su base nazionale, poi nord, centro e sud, poi utilizzi abitativi, utilizzi non abitativi, ma attenzione, mai nessuno ha fatto un riscontro sul campo, eh? I riscontri sono sempre stati fatti su dati statistici. È un chi inquina paga alla Trilussa, sì, più o meno c'è qualcosa su base statistica, però, ma la forza del metodo normalizzato è il prestigio e la forza normativa, cioè non rispetta per nulla chi inquina paga, ma siccome è un decreto ministeriale i comuni dicono beh, io mi appoggio al decreto ministeriale. Se qualcuno ha sbagliato, non ho sbagliato io, avrà sbagliato chi ha emanato il decreto, che dal punto di vista formale è confezionato molto bene. Il problema principale è che nei rapporti tributari è vero che il decreto può essere disapplicato dal giudice tributario se viene ritenuto illegittimo, ma è molto difficile poter dar corpo ad un profilo di illegittimità di questo decreto ministeriale. Cioè nelle controversie tributarie, a differenza che nelle controversie appartenenti al sistema della giustizia amministrativa, gli atti generali possono essere disapplicati mediante impugnativa dell'atto impositivo. Quindi anche oggi il decreto del 99 potrebbe essere disapplicato, ma l'esperienza è, come avviene peraltro davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'ancora vigente legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo del 1865. Però l'esperienza pratica ci dice quanti sono i casi di disapplicazione del decreto sul metodo normalizzato
a me risultano zero, potranno essere tre o quattro, ma certo non sono centinaia o migliaia. Quindi ha una forza normativa di prestigio, di autorevolezza, di fatto, per cui i giudici tributari, e tantomeno i giudici civili, lo disapplicano. E Rozzo però ci mette buona volontà nel cercare di riferirsi al finquina paga. L'altro metodo, quello del criterio medio ordinario rimesso ai decreti, ai regolamenti comunali, che poi dovrebbero ripescare dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa, articolo 1,652, quando si supera nei commi il numero 5 vuol dire che già è una stupidaggine, perché comma 652 lascia intendere che ci hanno ragionato un po' pochino. Però nella legge 147 del 2013 sto comma 652 consente ai comuni l'utilizzo del criterio medio ordinario, e quindi non del metodo normalizzato e normativizzato del decreto del 99, e rimette ai comuni nei loro regolamenti l'impiego di coefficienti tecnici. I comuni si arrangiano, però sappiamo bene, per chi ci ha lavorato, che non è roba molto trasparente, cioè veramente ancora una volta il chinquina paga sta sullo sfondo, con dei criteri forfettari ragionevoli di comune esperienza un po' si riesce ad interpretare. E poi i comuni possono scegliere ancora la TARIP, che è la TARI con la tariffa puntuale, che si basa finalmente sulle pesature, cioè devi andare e devi vedere quanti rifiuti vengono prodotti. Certo, nelle piccole comunità, nelle comunità virtuose, nelle comunità ad alto senso civico, in cui si lavora molto sulle relazioni, sui rapporti, sulla trasparenza, sulla responsabilità sociale, questo metodo può funzionare. Però sappiamo che molti comuni che erano passati alla TARIP sono tornati indietro. E comunque alla fine la TARIP, cioè la tariffa puntuale, che è corrispettiva ed è commutativa, tranne che per un piccolo profilo che vi dirò, è una adeguata implementazione del chinquina paga, perché si vanno a misurare quantitativamente ed ad identificare qualitativamente i rifiuti. Vado alle conclusioni. Anche la TARIP non è veramente corrispettiva, cioè ci sono tanti nomi, tante formule, ma perché non è veramente corrispettiva? Perché siccome nella TARIP, tariffa puntuale, rimane una quota corrente legata alla produzione di rifiuti, se li misuri, li identifichi, è corrispettiva, è paritetica, ma rimane anche una quota fissa che non solo riguarda le spese d'impianto, e uno potrebbe dire è la quota parte delle spese d'impianto riportata a te cittadino che hai prodotto quei pochi rifiuti che ti abbiamo identificato, ma purtroppo nella quota generale, quota fissa TARIP, ci sono anche le spese relative alla raccolta dei rifiuti sulle strade, sugli impianti pubblici, sportivi, all'esito di manifestazioni, concerti, manifestazioni sportive. Quindi il cittadino super ambientalista che produce pochissimi rifiuti deve pagare i rifiuti del concerto rock o della partita della Champion o della nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ragionevole in una logica di civismo territoriale. E l'ho capito, ma non risponde al CIP, al chinquina paga, perché quei rifiuti non li ha prodotti lui. E quindi quota parte, anche la tariffa puntuale mantiene un'anima che non è corrispettiva, ma è tributaria, e cioè copertura del costo e non compenso paritetico del servizio commutativamente reso. Conclusioni.
conclusioni e aree di grande criticità ed iniquità nella TARIP e nella TARI. Oggi sono tassate in modo gravoso le grandi superfici industriali e commerciali, e non farà piacere a tutti, ma uno dovrebbe tendenzialmente dire le cose come stanno veramente, basandosi sui fatti: sono poco tassate le utenze domestiche, le famiglie. Soprattutto sono tassate molto male alcune situazioni limite. Le seconde case sono tassate in modo gravosissimo, semplicemente perché quel utente non paga nel comune che lo tassa in modo gravosissimo dove ha la seconda casa. Ma c'è il problema notevolissimo delle case di proprietà di residenti all'estero iscritti all'AIRE. Quindi abbiamo veramente tanti problemi, ma sono dettagli rispetto ad un discorso generale che abbiamo fatto e che deve tornare alle domande iniziali. Qual è il criterio ottimale per la tassazione ambientale in ambito locale, territoriale? Ritengo che sia il più moderno e contemporaneo, cioè il chi inquina paga. Però per lavorare bene sul chi inquina paga, magari passando da un'ottica locale, territoriale a un'ottica nazionale, non è purtroppo consentito. Per la tassa rifiuti sì, ma se noi andiamo a pensare al chi inquina paga per altre fenomenologie tributarie, non è consentito un approccio unilaterale, domestico, nazionale. È necessario un approccio multilaterale. Quindi riprendendo le logiche del Trattato di Kyoto, del Trattato di Parigi e generalmente del multilateralismo. Perché se noi andassimo a tassare con il chi inquina paga, diciamo, imprese italiane, senza tener conto delle logiche di riequilibrio dei trattati internazionali, creeremmo un gap competitivo. Quindi è necessario un approccio multilaterale. E quindi in realtà, invece, mi permetto sommessamente quindi di dissentire da un po' da chi dice il chi inquina paga è superato. È il più contemporaneo, il più moderno dei criteri di riparto. È che il chi inquina paga su base locale e territoriale può funzionare bene. Quando arriviamo invece a tributi che riguardano le produzioni, le imprese, le società e quindi, diciamo, un'economia aperta ai mercati, bisogna necessariamente recuperare un approccio multilaterale, perché in effetti con i metodi unilaterali, insomma, non si va molto lontano e l'esperienza empirica è foriera di esempi. Grazie. Grazie al professor Del Federico, che ha dato tanti spunti interessanti e anche di dibattito relativamente a questo nuovo, non avevo mai pensato, al chi inquina paga come strumento di riparto. Però effettivamente fra i tanti è un, diciamo, una visione molto interessante e sicuramente da approfondire. Ringrazio adesso per la sua disponibilità, sempre molto impegnato, il dottor Enrico Fontana, membro della Segreteria Nazionale di Legambiente e responsabile dell'Ufficio Nazionale dell'Economia Civile, che ci dà quindi una... che ci illustrerà appunto i costi della tutela ambientale e con un'esperienza diretta che ha avuto sui distretti dell'economia civile. Bene, buongiorno, fatemi ringraziare innanzitutto l'Università di Trento, la professoressa Magliaro e il dottor Simone Ariatti per questo invito, grazie al preside. Oh, non pretenderete mica che io mi schieri tra chi inquina paga e chi inquina non paga, non lo faccio, però invece una proposta da condividere vorrei farla: almeno mettiamoci d'accordo sul fatto che chi inquina non guadagna. Cioè, almeno su questo dovremmo metterci d'accordo, no, ve lo segnalo perché l'Italia ha, a proposito di uso della leva fiscale, il catalogo
dei sussidi ambientalmente dannosi, 16 miliardi di euro l'anno, cioè non è proprio una barzelletta, che vanno dalla differenziale sull'accisa tra benzina e gasolio all'IVA agevolata per la chimica in agricoltura. Almeno questi, diciamo, se li togliessimo di mezzo, ecco, sul fatto che chi inquina guadagna, potremmo raggiungere un accordo. No, scherzo, l'invito è molto stimolante, anche io cercherò di dare il mio contributo per quello che posso, descrivendo un contesto nel quale le attività di cui si ragionerà oggi e che riguardano soprattutto la leva della pubblica amministrazione, quindi di come le pubbliche amministrazioni possono agevolare, promuovere, facilitare un determinato percorso, una determinata via d'uscita dalla situazione in cui ci troviamo, che è complicata assai. Cercherò, dicevo, di dare un contributo raccontandovi quello che stiamo facendo come Lega Ambiente in giro per l'Italia, recuperando un'idea di economia nuova che in realtà ha radici antichissime, perché l'economia civile, tornata di attualità, tra breve vedrete a Firenze un festival nazionale dell'economia civile, noi organizziamo da 3 anni un festival dell'economia civile a Campi Bisenzio in Toscana, insomma farà un po' notizia, in realtà è una teoria economica, una dottrina economica che ha radici in Italia alla metà del Settecento, ma ci arriveremo tra un po'. Prima di andare verso l'economia civile però dobbiamo chiederci in maniera molto sintetica molti dati, quindi io ve li accenno rapidamente, che cos'è l'economia incivile in cui siamo immersi ora. Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si la definisce l'economia che uccide, quindi usa un termine ancora più forte. L'economia incivile è un'economia insostenibile, è insostenibile dal punto di vista ambientale, pensate ai dati sui cambiamenti climatici, qui c'è un paio di riflessioni molto veloci, la prima ha a che fare con l'incremento di temperatura già raggiunto, certificato nella relazione della Commissione Europea del 2017, azioni per il clima a 0,85 gradi centigradi in più già raggiunti. Sappiamo, recente invece il documento dell'IPCC, che la soglia fissata a 2 oltre la quale le conseguenze sono catastrofiche e irreversibili è stata abbassata a 1,5, quindi noi siamo oltre la metà della soglia di rischio. È insostenibile dal punto di vista del consumo delle materie non rinnovabili che la terra ci mette a disposizione, il termine di paragone, perché la misurazione è fondamentale, me lo insegnate, diciamo che è fondamentale poter misurare per valutare l'efficacia anche di un'azione, si chiama appunto Overshoot Day, il giorno in cui consumiamo tutte le risorse rinnovabili della terra e cominciamo ad aggredire gli stock storici, cioè quelli a disposizione di figli e nipoti. Poi domandiamoci perché Greta Thunberg, perché i giovani hanno cominciato a capire, scusate se lo dico in maniera, diciamo, non oxfordiana, che li stiamo fregando. Ed è diventato il primo di agosto nel 2018, quando è iniziata la misurazione dell'Overshoot Day era a dicembre. La prima volta che si è misurato questo parametro, il dato era, il giorno era intorno al 22-23 di dicembre, se non ricordo male. Consumiamo già risorse per 1,7 terre, noi italiani abbiamo la fortuna, tra virgolette, di consumare in Italia materie prime non rinnovabili, che potrebbero essere messe a disposizione da 4,3 Italie, che geograficamente non esistono. Diciamo. La plastica in mare, devo dirvi, ormai finalmente, drammaticamente diventata di grande attualità, si sversano 8 milioni di tonnellate annue di rifiuti plastici in mare e negli oceani. Il Mediterraneo, che è il nostro mare, non è messo benissimo come sversamenti di rifiuti plastici in mare. Quelli che vedete sono i dati appunto dell'UNEP, 731 tonnellate di rifiuti plastici al giorno che finiscono nel Mar Mediterraneo. È insostenibile dal punto di vista dello spreco delle risorse. Questi sono alcuni dati, ho cercato di raccogliere i dati più recenti che ho trovato in letteratura, relativi al consumo di acqua. Come vedete abbiamo una disponibilità di acqua pro capite potabile che è pari allo 0,001% della risorsa idrica disponibile sulla Terra. Noi abbiamo un'impronta idrica, e cioè l'acqua che viene consumata per produrre beni e quant'altro, e che consumiamo per bere, di 3.400 litri al giorno pro capite. Il 70% se ne va in agricoltura, 22% industria, 8% domestico. Noi siamo un popolo italiano di spreconi, noi sprechiamo il 25% in più della media dell'Unione Europea,
e siamo 66% in più spregoni della media mondiale. Insomma, trattiamo l'acqua in Italia male, e nel mondo anche, ma in Italia in particolare. È insostenibile dal punto di vista del consumo di suolo. Non voglio fare il depressivo, però se non abbiamo una consapevolezza della situazione e non avvertiamo, credo, un senso di corresponsabilità, non reagiamo, non si reagisce. Consumo di suolo, questi sono i dati appunto dell'ISPRA, dati ufficiali, continuiamo a consumare suolo in una maniera dissennata. Il consumo di suolo si è ridotto a causa della crisi, non perché c'è stata un'improvvisa conversione ecologica, la crisi, gli investimenti in edilizia che mancano, però pur ridotto siamo a una media di 3 metri quadrati secondo di suolo agricolo o verde che viene nel nostro paese coperto da asfalto o cemento, ogni secondo 3 metri quadrati. Non lo dice il trinariciuto ambientalista Enrico Fontana, lo dice l'ISPRA, cioè l'agenzia nazionale che misura, diciamo, gli impatti ambientali nel nostro paese. Vabbè, è insostenibile dal punto di vista ambientale, però stiamo meglio tutti, socialmente, dal punto di vista economico, della distribuzione della ricchezza. No, è insostenibile pure dal punto di vista sociale, perché è un modello che sta stressando e divaricando in una maniera mai conosciuta nella storia, probabilmente neppure ai tempi del, come dire, dei regnami dispotici c'era tanta differenza, le differenze sociali, le disuguaglianze sociali che sono arrivate ai livelli che qui vedete sintetizzati, rapporto Oxfam con un'economia per il 99%, tra i tanti dati che vedete a me uno ha colpito in particolare. Nei prossimi 20 anni 500 persone, non 5 milioni, non 500 persone, trasmetteranno ai propri eredi 2.100 miliardi di dollari, più del PIL dell'India. Io non ne conosco uno di questi 500, però ho come il vago timore che se venissero resi noti avrebbero qualche difficoltà, diciamo, di relazioni sociali, ecco, per usare un eufemismo. Quindi è insostenibile dal punto di vista sociale. Aumentano le disuguaglianze, però cioè, come dire, in qualche modo sì, la forbice è più alta, ma perché i ricchi sono più ricchi e i poveri un po' meno poveri. Insomma, questi sono i dati dell'Italia, Istat fino al 2017, sulle famiglie in condizioni di povertà assoluta, che stanno crescendo in Italia, stanno crescendo le famiglie e le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Voglio soltanto farvi riflettere, al di là dei numeri, li vedete, sono in crescita continua, dai 4.102.000 persone del 2014 a 4.742.000 del 2016. Ma il dato che è più interessante è il disaccoppiamento tra aumento delle persone in povertà assoluta e aumento del PIL. Cioè, vabbè, aumenta il prodotto interno lordo, un pochino spinge. No, noi veniamo, questi sono i dati di incremento PIL 2015-2016, adesso poi il PIL è tornato, diciamo, in zona di, come si dice, siamo in recessione tecnica, non so dire, cresce il PIL 0,8-0,9 e aumentano le famiglie in condizioni di povertà assoluta, quindi si è disaccoppiato anche questo parametro, perché il sistema, il modello economico è insostenibile dal punto di vista sociale. Ok, fai un disastro sull'ambiente, non risolvi i problemi della povertà, però economicamente in qualche modo gira. No, non gira neppure dal punto di vista economico, e di nuovo non lo dice Legambiente, lo dice Confindustria, quindi, diciamo, una fonte che ha a che fare con il mondo delle imprese. Questi sono gli impatti della crisi economica: la diminuzione di PIL rispetto alla precrisi del 2007 è drammatica, ma guardate anche in valori reali, non vi tedio, leggete i numeri, guardate la desertificazione industriale che c'è stata, che poi significa fisicamente capannoni, luoghi, spazio, basta guardarsi un po' intorno. Un quarto della produzione industriale italiana persa tra il 2007 e il 2016. Quindi non funziona, non sta in piedi, non regge. Tant'è vero che ogni volta che ci si affanna a intravedere una crescita di PIL, mo siamo abituati che se il PIL cresce dello 0,2, 0,3, 0,4, poi arriva la gelata, adesso si chiamano gelate. È un problema forse strutturale? Adesso io non faccio l'economista, quindi non mi permetto di invadere campi altrui, però se questa macchina non riparte mai, forse è proprio sballato il motore, forse bisogna ragionare sul motore, su che motore ha lo sviluppo. Noi abbiamo pensato di recuperare, finita la parte in bianco e nero, ho cambiato colore anche le slide, così respiriamo un po', noi abbiamo pensato di recuperare
di approfittare dello studio che hanno dedicato a questa nuova economia personaggi come Stefano Zamagni, che è stato preside della Facoltà di Economia a Bologna, piuttosto che Luigino Bruni, che insegna alla LUMS a Roma, fondatore della Scuola di Economia Civile, è uno degli autori per la parte economica dell'enciclica Laudato Si, altri economisti italiani, di recuperare, provare a dare un contributo per quello che possiamo come associazione ambientalista ad un'idea di economia nuova, l'economia civile. Dicevo che nasce alla metà del Settecento. Quella che trovate è una citazione degli scritti autobiografici dell'abate Antonio Genovesi, primo preside della prima facoltà di economia del mondo, probabilmente, che era la facoltà di industria e del commercio dell'Università Federico II di Napoli. Scrive nel 1700, 10 anni prima di questi scritti autobiografici più o meno, le lezioni di economia civile che vengono tradotte in diverse lingue. Luigino Bruni, che l'ha studiata anche dal punto di vista della storia dell'economia, chiamiamola così, mi ha raccontato che appunto vennero in Italia allora migliaia di studenti da tutta Europa per capire che accidenti fosse. Ve la sintetizzo con una battuta, ma non voglio sembrare ideologico, è proprio terminologicamente così: è un'economia di mercato non capitalistica, cioè non fondata sul principio della massimizzazione del profitto. È questa roba qua, cooperazione, beni comuni, eccetera. Ho scelto questa frase perché fa capire la differenza culturale e filosofica che c'è tra l'economia civile e l'economia politica e la beneficenza. No, io faccio il profitto e poi faccio il benefattore perché sono buono d'animo. No, Antonio Genovesi scrive, ovviamente si rivolge all'uomo, non aveva, diciamo, non c'era parità di genere negli scritti di Antonio Genovesi allora, ma vale per l'umanità. Faticate per il vostro interesse, cioè faticare per il proprio interesse, ma essere consapevoli che è legge dell'universo che, a meno che non si sia pazzi, non si può fare la propria felicità senza fare quella degli altri, cioè proprio non è possibile. Recuperata, attualizzata oggi, che cos'è? Una teoria conclusa? Assolutamente no. Quindi siamo felici di partecipare a momenti in cui si sperimenta, si ragiona, si guarda avanti, si innova. Poi per innovare davvero devi avere, secondo me, radici, perché se no non innovi un accidente. E l'economia civile è un processo inclusivo biodiversificato. Cioè un processo biodiversificato, inclusivo, non è un nome diverso per l'economia del no profit, quindi non stiamo parlando di noi, stiamo parlando del terzo settore, ma dell'economia a 360 gradi, che viene guardata e giudicata perché civile o incivile. E allora qual è l'economia civile? Che cosa fa? Da come si caratterizza? Partiamo dalle nostre scelte personali. L'economia civile è fatta di acquisti responsabili. Faccio un esempio velocissimo: l'olio di palma. Che cosa c'è scritto sulle confezioni di biscotti che trovate nei supermercati? No, il brand, diciamo il marketing, che cosa vi manda? Non contiene olio di palma, ma mica era sempre così, eh? L'Italia era diventato uno dei principali paesi importatori di olio di palma da utilizzare nelle produzioni agroalimentari, in particolare nei biscotti. Poi noi cittadini consumatori, con un passaparola fondato sul fatto che per avere quell'olio di palma si distruggevano foreste primarie, si desertificavano patrimoni ambientali, e poi tra l'altro l'olio di palma non sembra sia neppure tanto, diciamo, salubre, oggetto di analisi, abbiamo deciso di non comprarli più e abbiamo spostato l'industria. Guardate, eravamo arrivati ad importare 16 miliardi di chili, 212% di incremento in 10 anni di importazioni di olio di palma in Italia, in 7 mesi è crollato del 10% e il crollo è continuo. Possiamo fare economia civile cambiando stili di vita? Questi sono dati relativi alla domanda di turismo eco-friendly che viene monitorata da Booking con dei rapporti annuali. Guardate come sta crescendo la disponibilità delle persone ad alloggiare in luoghi, alberghi, strutture che siano gestite in maniera ecosostenibile. Raddoppia in un anno, quindi c'è una domanda. Terzo, lo facciamo attraverso le azioni condivise. Accennava prima il professor Lorenzo Del Federico al tema della raccolta differenziata. È vero che dobbiamo ancora mettere a punto la TARIP, sicuramente è lo strumento più efficace, che va ovviamente implementato e sviluppato anche con la disponibilità di nuove tecnologie che consentono tracciature, diciamo, molto più veloci di quelle fatte
in maniera tradizionale, però il dato in Italia è che negli ultimi 10 anni la percentuale di italiani che fa raccolta differenziata è raddoppiata. C'è la cosiddetta i nativi digitali e ci sono i nativi differenziati, cioè ci sono bambini, adolescenti che sono nati e non conoscono il prima, non c'è un pre come noi, no? Non c'è un pre sono nati che fanno la raccolta, vedono fare la raccolta differenziata da quando sono nati, il prima non esiste, non lo conoscono, gli è sconosciuto. E ci sono, il dato questo è aggiornato ultimo, 3.463.000 nostri concittadini che vivono in comuni che Legambiente classifica rifiuti free perché la frazione residua non differenziata di rifiuto è pari a 75 kg pro capite, quando la produzione annua è di circa 500. Quindi sono 3 milioni e 400, sono 505 comuni dove si è riusciti a raggiungere questo obiettivo. Economia civile significa, è già stato detto anche prima dall'amico Riccardo, ovviamente economia circolare, ma anche qui economia circolare non è un diverso modo di utilizzare i rifiuti per avviarli ad una seconda vita, no? Ecco, no, è proprio un approccio radicalmente diverso all'idea di produzione di beni e servizi, non più lineare estrattiva, ma circolare, circolare, e quindi diciamo con un criterio proprio radicalmente nuovo. Questi sono i dati attesi dall'Unione Europea grazie all'implementazione e quindi all'applicazione concreta in Europa delle direttive sull'economia circolare. Abbiamo detto sto benedetto PIL che cresce 0,1, 0,2, non cresce, con adottando in maniera sistematica le direttive sull'economia circolare, facendo entrare l'economia circolare, che significa riduzione dei consumi, degli sprechi di risorse e materie prime, si ottiene un incremento atteso del PIL del 7%. Cioè si genera nuova ricchezza diversa da quella a cui siamo abituati in percentuali più significative. Le aziende risparmiano un sacco di soldi, 600 miliardi di euro di risparmi, si creano nuovi posti di lavoro, particolare non secondario, si tagliano le emissioni di CO2, perché la riduzione delle emissioni climalteranti si ottiene anche in maniera significativa riducendo il consumo di materie prime. C'è una relazione diretta, tonnellate equivalenti di petrolio. Lì c'è l'esempio dei cellulari, ma vado veloce perché insomma, si risparmierebbero un sacco di soldi solo riciclando i nostri cellulari, cosa che facciamo assai poco. Si fa economia civile, si genera una nuova economia producendo in maniera pulita e mangiando sano. E l'agricoltura biologica, questi sono dati ultimi, BioFac, è stato presentato a BioFac che si è svolta adesso a febbraio scorso, la più importante fiera europea, tra le più importanti al mondo dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica sta crescendo in doppia cifra sistematica, ogni anno è doppia cifra. Ormai siamo arrivati a 57,8 milioni di ettari coltivati bio, 3 milioni di operatori. L'Italia è il secondo paese in Europa per superficie coltivata bio e ha un volume d'affari stimato da Nomisma in 3,5 miliardi di euro. Vedete che la crescita comunque è in doppia cifra. Crescita dell'agricoltura biologica in doppia cifra, nuovi mercati, porta anche, sta portando anche ad un ragionamento sul prezzo. C'è un equilibrio diverso tra prezzo e prodotto. O purché facciamo pace anche noi col cervello, perché se poi pensiamo che sia logico, etico e sostenibile comprare passate di pomodoro che vengono prodotte grazie alle doppie aste della grande distribuzione con un prezzo a bottiglia che è inferiore al costo di produzione del vetro che contiene il pomodoro, noi siamo complici. Lo devo dire con un po' di epper, poi vediamo i migranti che muoiono, ci accaloriamo, ci commuoviamo e poi compriamo prodotti che sono realizzati con quel costo unicamente perché si fondano sulla riduzione in schiavitù nel nostro paese di centinaia e migliaia di persone, se no non starebbero in piedi economicamente, cioè proprio economicamente. Quindi l'agricoltura biologica cresce, si fa economia civile muovendoci in una maniera diversa, cioè abituandoci ad una mobilità sostenibile. Adesso dice vabbè, ti fa bene la salute, io vado a piedi, diciamo, ma non perché sono di Legambiente, per altre ragioni, per scelte personali. Però guardate che fa bene all'economia. Il cicloturismo in Europa, Cuba, come si dice in gergo, 44 miliardi di euro di fatturato, un sacco di soldi.
2 milioni di viaggi, 20 milioni di pernottamenti. Il secondo dato che vi voglio commentare, che a me ha colpito molto, è quello che viene dalla Gran Bretagna, dove hanno recuperato 850 chilometri di ferrovie dismesse, cioè ferrovie destinate ad essere smantellate. Guardate che accidenti ci hanno fatto, le hanno trasformate in ferrovie turistiche, fanno turismo ferroviario, hanno avuto 7,7 milioni di visitatori, hanno generato 350 milioni di euro di fatturati, che non sarebbero stati generati smantellando la rete ferroviaria, 2.000 nuovi posti di lavoro, ma la cosa che mi colpisce di più, 20.000 volontari, cioè 20.000 persone che hanno lavorato insieme per recuperare queste ferrovie. Si fa economia civile producendo e consumando energia pulita. Questi sono dati veramente recentissimi, del novembre scorso, su un'installazione fotovoltaico in Italia 2018, di novembre 2018. Abbiamo superato i 20 megawatt, cresce nonostante non ci siano più incentivi, per l'83,7% sono piccoli impianti, poi l'Italia è il paese del sole, ma la prima regione è la Lombardia, il secondo è il Veneto, la terza è l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia ha più impianti fotovoltaici della Campania, allora, e voi, il Trentino, ha più impianti fotovoltaici della Calabria. Adesso non so l'insolazione media del Trentino e della Calabria, credo che non sia. Questo fa riflettere sulla necessità che abbiamo di accelerare nel mezzogiorno del nostro paese. Si fa economia civile investendo in una maniera diversa. Guardate che sta cambiando il mercato mondiale degli investimenti, dei fondi di investimento, sta cambiando in una maniera radicale e profonda. I grandi fondi di investimento, i fondi che fanno SRI, cioè Social Responsibility, quindi investono nella Social Responsibility, e io mi auguro nella Green Social Responsibility, che mi piace molto come idea. Anche qui si cresce in doppia cifra, costantemente, addirittura pensate che l'impact, cioè l'investimento fatto su imprese che generano impatti positivi dal punto di vista ambientale e sociale, è cresciuto nel dato ultimo che ho trovato, 2016 rispetto al 2013, del 385%, cioè è esploso. Nel frattempo si stanno disinvestendo 10.000 miliardi di disinvestimenti dai settori considerati non etici, e tra i quali sta entrando in maniera sempre più significativa il carbone. Si sta disinvestendo sempre di più dalle fonti fossili. Si fa economia civile con il Green Public Procurement, questa è un'azione delle amministrazioni locali, cioè con gli acquisti verdi. Anche qui un dato, noi spendiamo la spesa in Italia per acquisto di beni e servizi, compresi gli appalti sotto soglia, fino a quando è 40.000 la soglia, è di 170 miliardi di euro, più o meno. Con il Green Public Procurement siamo il primo paese in Europa ad averlo reso obbligatorio. In Italia dal 2017, la norma è del 2016, codice degli appalti, ma dal 1 gennaio 2017 tutte le stazioni pubbliche appaltanti d'Italia devono adottare i criteri ambientali minimi per categorie merceologiche. Potremmo destinare a questa nuova economia, finalizzare verso questa nuova economia, una cifra consistente di risorse pubbliche a parità di spesa. Noi abbiamo costituito un osservatorio, qui c'è una bella notizia per il Trentino insieme alla regione Sardegna è la regione più virtuosa nell'applicazione del GPP da parte delle stazioni appaltanti. Però guardate qualche percentuale che scorro velocemente, c'è veramente tanta strada da fare, perché i comuni il 30% non li applica, li disconosce, ma quelli che li applicano sempre per le diverse categorie merceologiche, il dato più alto alla gestione dei rifiuti, come vedete, è il 27% dei casi. Quindi molti comuni lo fanno talvolta, a farlo sempre sono ancora pochi, quando invece è già un obbligo di legge. Si fa economia civile rigenerando beni pubblici, magari abbandonati, abbiamo tanti beni pubblici in condizioni di abbandono, qui trovate un po' di dati che fanno riferimento, in particolare il primo, ai beni confiscati alle mafie, che sono veramente tanti. Poi ci sono stazioni ferroviarie impresenziate, case cantoniere e quant'altro, con le relative azioni, alcune molto interessanti, di riutilizzo di questi beni. C'è una piccola esperienza, l'unica che voglio portarvi, che io ne sono vicepresidente di questo consorzio Libera Terra Mediterraneo, che ho seguito dall'inizio, e cioè quello che siamo riusciti a fare in Italia con l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie.
questa è una delle tante esperienze, sono oltre 400 le esperienze associative di cooperazione monitorate da Libera, nate grazie ai beni sottratti alle mafie e restituiti alla collettività. Si genera economia, si crea lavoro. Questi erano 1300 ettari che erano nelle proprietà di esponenti di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta, della Camorra e della Sacra Comunità. E adesso sono terreni su cui lavorano giovani in maniera pulita, fanno agricoltura biologica, prodotti di qualità, comprateli e danno l'esempio che l'economia civile è più forte dell'economia mafiosa. Cosa sono i distretti? E vado a concludere. Sono innanzitutto, hanno un impianto che è quello del distretto, che ha una tradizione nel nostro paese storica anche questa, i distretti industriali e quant'altro, quindi l'impianto di riferimento è quello, ma sono un processo, un percorso caratterizzato da strumenti, azioni e percorsi appunto condivisi. Perché fare un distretto dell'economia civile, che caratteristiche deve avere? Perché dobbiamo essere tutti consapevoli che stiamo affrontando sfide molto complesse, che non hanno soluzioni facili. E per affrontarle bene dobbiamo farlo insieme, non c'è alternativa. Università, imprese, associazioni, se noi non creiamo sinergie nell'affrontare questi cittadini, noi non ne veniamo fuori. Insieme rispetto alle finalità sociali e culturali, insieme rispetto alle finalità sociali e economiche e alle finalità economiche vere e proprie. L'obiettivo dei distretti stanno nascendo, sono stati deliberati nei comuni di Campi Bisenzio, Pontecagnano Salerno, Marcianise Caserta, lunedì sarò a Lecco perché il comune di Lecco vuole avviare il percorso, e di nuovo ad Empoli, nell'Empolese, a Lucca, si sta diffondendo, molto leggeri, poca sovrastruttura amministrativa, molto badare al risultato concreto. L'obiettivo principale è quello di, lo vedete, di abbassare separazioni e autoreferenzialità per creare uno spazio nuovo. Lo spazio nuovo abbiamo provato a sintetizzarvelo così: privato pubblico in uno spazio nuovo di condivisione, di azioni, di progettualità, in cui le cose si fanno orizzontalmente con gli altri. Uno spazio nuovo di azione comune, condivisa. Ci possono essere tanti strumenti, qui ne vedete alcuni, delibere, protocolli, degli indicatori di riferimento, nuovi soggetti che facilitino questo percorso, competenze di comunità in territori condivisi, strumenti di valutazione che sono fondamentali. Ci si aspettano dei risultati che vanno monitorati dal punto di vista dell'impatto ambientale, riduzione di impatti, di impatto sociale, rafforzamento della coesione sociale, generazione di nuovi servizi, diminuzione delle persone che soffrono le condizioni dell'impoverimento. Ci sono tante sperimentazioni in Italia fatte non da noi, ma penso alla cooperazione sociale, alla Caritas con cui stiamo collaborando, molto interessanti, di lotta all'impoverimento come lotta anche agli sprechi. A Torino c'è un progetto Fabene straordinario di riduzione degli sprechi di generi agroalimentari nei mercatali di Torino che entrano in circuiti economici nuovi. C'è anche un impatto culturale e ovviamente un impatto economico. Ci sono poi degli strumenti che possono favorire questi processi o che nascono all'interno di questi contesti, lo diceva anche bene prima il professor Del Federico, c'è bisogno di un contesto virtuoso, no? Per dare alle politiche gambe. Una è quella delle cooperative di comunità, si stanno diffondendo nel nostro paese, qui le vedete sintetizzate, lo studio è dell'Eurix, imprese, cooperative radicate in una comunità aperte e democratiche che soprattutto nelle aree interne, ma non solo, danno linfa a territori che sono sempre più spopolati, da cui i giovani fuggono perché non hanno opportunità e che invece ritrovano nella dimensione economica, sociale e ambientale anche una ragione sfidante per esserci in quei territori e viverci, perché sono territori poi che dal punto di vista delle qualità ambientali sono territori e culturali, territori di pregio. Pensate all'area del cratere del sisma 2016 nell'Italia centrale. Come ci sono novità sul fronte delle imprese profit, in Italia sono state introdotte, ma se ne parlerà più avanti, le cosiddette società benefit, norma sperimentale anche questa 2015 con le sue difficoltà, però devo dirvi che stanno crescendo sia le società benefit che le cosiddette benefit corporation, che invece sono più di derivazione statunitense. Che accidenti sono? Sono imprese che possono scrivere nel proprio statuto
grazie a questa norma, il fatto che non perseguono la massimizzazione del profitto, ma vedete che cosa possono fare restando società profit, cioè oltre a dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune, le benefit ambientale e sociale, misurabile e rendicontabile. Le benefit corporation negli Stati Uniti sono una storia iniziata ormai una decina d'anni fa che sta cominciando ad avere numeri significativi, migliaia di aziende che aderiscono e che hanno vantaggi non fiscali ma di reputazione, di mercato, di investimenti, di talenti che arrivano, perché i giovani preferiscono lavorare in una società che ha queste caratteristiche che in una società di inquinatori. In Francia è partito un appello di circa 20.000 giovani studenti che hanno detto non lavoreremo mai in un'azienda che inquina, e alcuni hanno detto e quindi non lavorerete mai. No, non bisogna essere così depressivi, però loro ci hanno messo la faccia. Concludo, questa è l'ultima citazione, tratta sempre dal libro di Zamagni e Bruni. Io penso che questo ci spinga, ci possa indurre tutti a ragionare su un sostantivo dei tre famosi. Liberté, Galité hanno guardato molto alla nostra cultura europea, dei diritti, dell'uguaglianza, degli individui, della libertà, viva Dio che ce l'abbiamo. C'era il terzo, Fraternité. Ecco, Fraternité inteso come principio di modernità, che indica proprio il legame dalle persone, e quindi l'idea che si possa intorno a queste cose costruire insieme, partendo dal basso, dal piccolo, dalle sperimentazioni, dai territori, dalle comunità, da chi non inquina non paga, più chi inquina paga, purché chi inquina non guadagni, ecco, la metto così, un patto sociale globale nuovo. Grazie. Grazie Enrico Fontana, che ogni volta che ascolto ricevo prima un pugno nello stomaco e poi una sferzata di energia. Quindi per riflettere meglio sulle tue parole, adesso invito tutti a una piccola pausa caffè nel foyer e vi chiedo di tornare in una ventina di minuti, riprendiamo i lavori. Grazie. Grazie. Ecco, riprendiamo quindi i lavori e sono molto contenta di avere un intervento del professor Mauro Politi, che mi ha obbligato a dire solo professore di diritto internazionale a Trento, nonostante tutte le sue numerose carichi, perché da tanto si è occupato di diritto ambientale e quindi volevo sentire. Grazie. Grazie, grazie. Alessandra, vi terrò soltanto per un paio di minuti, non di più, insomma, non vi preoccupate, ma volevo cogliere questa occasione per ringraziare anzitutto gli organizzatori di questo convegno, in particolare la collega Magliaro, per l'opportunità che mi ha dato di ascoltare già tante cose interessanti e di tornare soprattutto ai miei antichi ardori ambientalistici che hanno caratterizzato una parte non recente ma comunque ancora molto, molto importante dei miei interessi scientifici. Naturalmente ho imparato tante cose, ho detto non entro nel campo strettamente tributario delle tasse ambientali e delle agevolazioni fiscali, perché insomma mi imbarcherei in un settore in cui non sono in grado di reggere il confronto, diciamo. Anche se mi ha interessato parecchio questo dibattito fra il principio chi inquina paga e questo nuovo concetto di green social responsibility. Chi inquina paga è stato sempre un principio fondamentale anche a livello internazionale, quindi è sempre interessante vedere, insomma, che ci sono degli sviluppi e delle possibili diversificazioni. Ma volevo soffermare la vostra attenzione su due punti soltanto. Il primo, quello del multilateralismo, naturalmente a me caro, essendo un internazionalista, è una specie di convitato di pietra, ma non tanto convitato di pietra perché è stato evocato più volte da diversi oratori e che
è un elemento essenziale di qualsiasi politica di tutela ambientale. Noi sappiamo che i maggiori fenomeni di inquinamento sono fenomeni che si espandono per l'aria, per l'acqua, attraverso diversi paesi che hanno bisogno quindi di una regolamentazione internazionale. Ora, che cosa volevo dire? Il multilateralismo va ciclicamente in crisi. Cioè è un tipo di atteggiamento, quello del multilateralismo, della cooperazione internazionale, che se voi seguite l'andamento appunto delle relazioni internazionali, ciclicamente o viene enfatizzato e si producono delle cose importanti nel campo ambientale a partire, direi, nei tempi recenti dalla conferenza di Rio del 1992, da cui nasce la convenzione sul climate change, la convenzione sulla diversità biologica, e poi dopo ci sono momenti in cui il multilateralismo entra in crisi assieme alla cooperazione internazionale, la rule of law e così via. Quello che volevo dire è che oggi noi siamo in un periodo di crisi del multilateralismo in generale, questo è vero, molto dipende da situazioni contingenti, politiche, lo stato dell'amministrazione americana è molto importante a questo proposito, ma la cooperazione internazionale e il multilateralismo in materia ambientale hanno una capacità di resistenza anche alle spinte contrarie al multilateralismo che è molto interessante da esaminare e da valutare. Ieri a cena parlavo di un libretto che è uscito da poco del consigliere giuridico dell'amministrazione dello State Department sotto Hillary Clinton, Harold Koch, che è un professore all'università di Yale, che ho avuto modo, tra l'altro, di incontrare, con cui ho avuto modo di interloquire sotto vesti diverse da quelle di professore. In questo libro esamina tutti i casi in cui, naturalmente, lui è molto critico sull'atteggiamento dell'amministrazione Trump nei confronti del diritto internazionale, esamina i vari casi di ritiro dell'amministrazione americana dai trattati multilaterali e cita in particolare quello dell'accordo di Parigi e dice, pur essendo molto critico nei confronti di questa politica, cioè guardate che questi sono annunci per l'accordo di Parigi. Se andate a vedere, dall'accordo di Parigi Trump non si può sciogliere, ma nemmeno ha fatto l'annuncio, ma i meccanismi interni del trattato non gli consentiranno di sciogliersi completamente dal trattato se non fra 4, 5, 6 anni, quando probabilmente non ci sarà più. Primo, meccanismi interni ai trattati in materia ambientale. Secondo, meccanismi internazionali. Secondo, i meccanismi interni. Le agenzie americane hanno già cominciato ad attuare gli accordi di Parigi ed è un treno che non si ferma, quindi Trump può dire quello che vuole, ma la macchina va avanti e quindi è interessante vedere come proprio in campo ambientale anche i momenti di crisi del multilateralismo vengono spesso superati da una capacità di resistenza che poi risponde a una esigenza molto profonda sentita ormai dalla comunità internazionale nonostante tante resistenze e dall'opinione pubblica mondiale. Ecco, primo elemento che volevo sottolineare. Il secondo elemento mi ha molto interessato è insomma l'espressione che qualcuno ha definito, non so se rivoluzionaria o molto forte, credo riconducibile al Papa, di economia che uccide. Ho capito bene? L'economia non rispettosa dell'ambiente che uccide? Ebbene, insomma, questa idea dell'economia non rispettosa dell'ambiente o degli atteggiamenti o dei comportamenti degli stati, delle imprese, degli individui che non rispettano l'ambiente, che possono procurare un vero e proprio attentato al diritto umano fondamentale che è quello il diritto alla vita, è una cosa che sta avendo a livello di elaborazione internazionale un riscontro molto preciso. E vi spiego da ultimo che cosa è successo. C'è un commento generale del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sul diritto alla vita, l'articolo 6 del patto sui diritti civili e politici, che a un certo punto, in un certo paragrafo, vi leggo soltanto due
due frasi molto brevi. Il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile costituiscono alcune delle più pressanti e serie minacce alla capacità delle generazioni presenti e futuri di godere del diritto alla vita in sé. Secondo elemento, l'attuazione dell'obbligo di rispettare, di assicurare, di garantire il diritto alla vita e in particolare della vita con dignità dipende dalle misure prese dagli Stati parte per preservare l'ambiente e proteggerlo contro danni, inquinamento e cambiamento climatico causate da attori pubblici e privati. Non vi leggo il resto, è un paragrafo più lungo, ma è tutto nella stessa linea. Quindi dico, insomma, siamo arrivati, nonostante tutto, a uno stadio ancora più avanzato. Naturalmente ho ascoltato con grande interesse tutte le problematiche che sono collegate alle disuguaglianze, allo sfruttamento, sono tematiche a me molto care, ma qui siamo arrivati a un punto, per quanto questi documenti possano valere, ma valgono spesso molto di più di quello che si possa pensare, perché hanno un valore e una valenza politica e morale molto importante, rispetto a cui qualunque atteggiamento politico poi deve confrontarsi, che siamo arrivati al punto in cui l'economia che uccide e che è stata definita una cosa rivoluzionaria, ormai tanto rivoluzionaria non è. Ci sono documenti importanti prodotti dal multilateralismo che sostengono ormai questo legame fondamentale fra rispetto dell'ambiente e rispetto del diritto alla vita. Grazie all'amico Mauro Politi, che ci ha dato anche questo apporto, è molto interessante da sviluppare sicuramente. Entriamo nella seconda sessione, dove cercheremo, appunto, dopo aver inquadrato il tema, i problemi, le riflessioni relativamente alla fiscalità ambientale, andare sempre più verso il tema centrale. È possibile fare qualcosa relativamente al declinare il chi inquina paga, virtuoso o non virtuoso, verso un chi non inquina non paga? Per fare questo si è pensato di vedere, oltre l'esperienza di un comune che già pratica, inquadrare però in primo luogo dal punto di vista amministrativo, e non potevamo che chiederlo al preside della nostra facoltà, il professor Cortese, ordinario di diritto amministrativo, il tema del baratto amministrativo o il tema un po' più in generale della sussidiarietà. Quindi pregherei il professor Cortese di illustrarci il contenuto. Grazie. Allora, vi ho salutati già prima, quindi salto questa parte. Come ha ricordato la collega, il mio intervento si giustifica in ragione di questa scelta generale di provare ad integrare il tema di oggi con l'identità, il modo di essere, il modo di comportarsi dell'amministrazione pubblica e i principi che regolano il modo di comportarsi dell'amministrazione pubblica. Ed effettivamente è vero che questo particolare istituto del baratto amministrativo, che si trova proprio definito così nella rubrica di un articolo del codice dei contratti, l'articolo 190, funge, come dire, da pretesto per questo tipo di ragionamento generale. Ed è anche vero che il pretesto chiama in gioco un principio importante che dal 2001 troviamo affermato al comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, il principio di sussidiarietà orizzontale. L'istituto lo chiama in ballo indirettamente, se vogliamo, un pochino perché l'articolo 190 del codice dei contratti, che si occupa del baratto amministrativo, è collocato accanto all'articolo 189, che parla espressamente di interventi di sussidiarietà orizzontale, un pochino perché
Questi due istituti, come quello regolato all'articolo successivo, cessione di immobili in cambio di opere, sono stati letti in parte dalla stessa amministrazione, da molte amministrazioni e anche in parte dalla giurisprudenza contabile in particolare. Poi l'intervento del dottor Scognamiglio in qualche modo completerà il quadro, come espressioni di quel principio costituzionale. Pertanto il tema è molto più generale di quello che sembra, e potremmo dire anche molto più nobile di quello che ci faccia pensare la rubrica dell'articolo 190 e la denominazione di questo stesso istituto, il baratto, evoca delle immagini che non sono così nobili. Forse la parte più nobile di questa denominazione è la definizione amministrativo, non è il sostantivo, sta nell'attributo. Però è interessante ragionarci, perché molti ricorderanno che questo istituto compare nel nostro ordinamento non nel codice dei contratti, ma compare un po' prima. Cioè l'istituto era stato introdotto nel contesto di quel famoso decreto sblocca Italia, che tutti ricorderanno, del 2014, il decreto 133, poi convertito nella legge 164, il cui articolo 24 non parlava espressamente di baratto, ma se ne parlava nel linguaggio del dibattito precedente all'introduzione di questa disposizione, ecco, in cui si prevedevano misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. E dal punto di vista testuale, quello che troviamo scritto oggi nell'articolo 190 non è molto distante da ciò che troviamo scritto nell'articolo 24, seppur con delle precisazioni che sono interessanti, ma sulle quali torneremo dopo. Perché ho richiamato questo antecedente, che oggi non esiste più, quella disposizione del 2014, scusate, è stata abrogata proprio dal codice dei contratti nel momento in cui ha novellato la disciplina. È interessante ricordare quel momento, perché è in quel momento che si crea effettivamente questa prima associazione tra formule di scambio, potremmo dire, commutative nel rapporto tra cittadini ed amministrazione, e principio di sussidiarietà e principio di sussidiarietà orizzontale. E questo dibattito non cadeva nel vuoto assoluto del dibattito sul principio di sussidiarietà orizzontale, tutt'altro. Il dibattito era già cominciato da tempo, era cominciato nel 2001, e in dottrina come in giurisprudenza si scontravano, e si scontrano direi tuttora, delle visioni molto diverse, anzi radicalmente diverse. Potremmo dire, sono tante in realtà le interpretazioni, ma sono tutte polarizzate su due modi di approcciarsi a questo principio. Da un lato c'è una lettura che potremmo definire gradualistica del principio di sussidiarietà, cioè l'idea che dal singolo individuo all'organizzazione sociale più ampia ci siano, come dire, dei rapporti per cui l'uno è contenuto non l'altra, è come se ci fosse un principio della matriosca. Ora, se la matriosca più piccola è in grado di fare alcune cose, la matriosca più grande non se ne deve occupare. Anzi, seguendo questa lettura, il principio di sussidiarietà orizzontale espresso all'articolo 118 obbligherebbe alcune di queste matriosche più grandi, gli enti pubblici territoriali, a favorire questa sorta di autonomia nel senso proprio della matriosca più piccola. Quindi se l'individuo da solo o associato realizza delle attività che hanno una ridondanza sul piano della comunità, attività di interesse generale, allora le altre matriosche, le organizzazioni territoriali più grandi nelle quali quel soggetto o quei soggetti sono inseriti, devono in qualche modo favorirne l'attività autonoma.
è un'idea, dicevo, gradualistica, di separazione quasi di competenze. Quindi c'è un certo organicismo in tutto questo, no? L'individuo e le associazioni o i gruppi sociali in cui più individui si riuniscono sono parti di un organismo che però ha delle competenze diverse che vanno rispettate. Questa lettura del principio di sussidiarietà, che è una possibile lettura, è quella un po' più affine al modo con il quale questo principio di sussidiarietà in senso culturale è stato affermato da tempo, non solo nella cultura italiana, ma potremmo dire nella cultura occidentale, perché portato di un particolare magistero, quello cattolico. Questa è una lettura del principio di sussidiarietà. Ne era subito stata affiancata un'altra, ve n'era un'altra lettura, una che potremmo dire completamente differente, perché ispirata non al gradualismo, ma alla condivisione. Guardate che sono due cose diverse, no? Non più matriosche che in qualche modo si contengono ma si coordinano anche nel rispetto delle reciproche competenze, ma soggetti che sono tenuti a cooperare insieme, a condividere, quindi a fare insieme, non a fare ciascuno per suo conto, non a rispettare spazi predefiniti di autonomia, ma a cooperare, a collaborare, sussidiarietà come relazione, come rapporto. Queste due tesi per lungo tempo si sono anche combattute. Si sono combattute per quale ragione? Beh, perché queste due tesi implicano una concezione diversa sul ruolo dell'ente pubblico o dell'amministrazione pubblica. Nel primo caso l'amministrazione pubblica è un soggetto che si astiene, nel secondo caso l'amministrazione pubblica è un soggetto che interviene e anzi interviene forse più di prima, in un modo però diverso. Non interviene più con atti e provvedimenti, ma interviene con meccanismi di collaborazione. Interviene con accordi, interviene con patti. Uso il termine patti perché? Perché questa seconda interpretazione è stata sviluppata all'interno di un movimento non solo di pensiero, ma anche civico, pubblico, che ha portato alla redazione, alla progettazione prima e alla redazione di alcuni regolamenti comunali che molti comuni hanno approvato in Italia e nei quali lo strumento della sussidiarietà orizzontale era definito come patto, luogo di incontro per l'appunto tra il cittadino, cittadino attivo, che nell'interesse generale si propone di fare qualche cosa in modo individuale o in modo associato, e l'amministrazione, in particolare l'ente locale, il comune, quale amministrazione più vicina ai cittadini. Queste due interpretazioni sono le due interpretazioni sulle quali nel 2014 atterra questo istituto che ancora non si chiama baratto, ma già veniva definito tale nel dibattito. Voi capite che è delicata la questione, perché se noi accettiamo la prima interpretazione, l'idea che il cittadino possa ricevere, come dire, degli sconti sul piano del rispetto di obbligazioni primarie, come sono quelle di natura fiscale, si concilia molto bene con un tipo di interpretazione, cioè con la prima. Si concilia meno bene con la seconda. Si concilia meno bene con l'idea che vi sia una cooperazione. Cerco di spiegarmi, e questa cosa la si capisce se enfatizziamo un pochino le cose. Se con il baratto amministrativo ci si propone di scontare al privato in tutto o in parte, più in parte che in tutto, una obbligazione alla quale è tenuto sul piano del pagamento di alcuni tributi, in particolare locali, è chiaro che
Questo sconto sarà strutturalmente possibile solo se e nella misura in cui ciò che fa si risolve in una sostituzione di ciò che farebbe il pubblico. Quindi la logica è la sostituzione, è l'alternativa. Il privato fa, il pubblico non fa e quindi c'è uno sconto. Ovviamente questo comporta per il pubblico osservare tutta una serie di accorgimenti, soprattutto sul piano della programmazione delle sue spese e soprattutto sul piano della predisposizione dei suoi bilanci. E forse poi il dottor Scognamiglio ci dirà qualcosa su questo, perché è su questo punto che da subito la Corte dei Conti intervenì, dettando soprattutto con riguardo alla disposizione del 2014 tutta una serie di accorgimenti per renderla operativamente praticabile. Però voi capite che nel momento in cui il legislatore discute se introdurre questo tipo di istituto, e lo fa nel 2014, quasi strizza l'occhio ad una lettura del principio di sussidiarietà orizzontale, non certo all'altra. Il che non si vuole dire che nell'altra lettura la leva fiscale, nel senso alto e ampio del termine, non possa essere utilizzata. Tutt'altro. Perché? Perché in quei famosi regolamenti che i comuni, come vi dicevo, erano stati anche incentivati culturalmente ad approvare sull'idea che la sussidiarietà orizzontale fosse cooperazione per la cura del bene comune, ecco, in quei regolamenti l'idea che i comuni potessero prevedere forme di agevolazione o di incentivazione come stimolo per il cittadino attivo era ben presente ed è tuttora presente. Se voi andate sul sito di Labsus, il Laboratorio per la Sussidiarietà, l'associazione che aveva cercato di spingere in questa lettura del principio di sussidiarietà, voi scaricate il regolamento tipo, come dire, questa sorta di regolamento wiki che viene costruito progressivamente anche a seconda dei contributi che i comuni di volta in volta apportano al modello, voi troverete che c'è una parte espressamente dedicata alle agevolazioni. Ma questo secondo una prospettiva, se vogliamo, molto tradizionale, nella quale molte politiche di cittadinanza, non solo sul piano locale, vengono per l'appunto incentivate, indirizzate con uno stimolo di natura fiscale. È un approccio quasi più tradizionale, se vogliamo, questo, rispetto a quello invece che il legislatore nel 2014 e poi nel codice dei contratti, come vedremo, vorrebbe in qualche modo incentivare. Pertanto l'introduzione dell'istituto baratto amministrativo, concepito come un luogo in cui si può fare qualcosa di più che incentivare, si può anche negoziare in certi termini l'adempimento di alcune obbligazioni non rinunciabili, è come se avesse portato l'ordinamento a dirci che la sussidiarietà va in una certa direzione, cioè a dirci che il miglior modo di interpretare il principio di sussidiarietà orizzontale è quello per l'appunto sostitutivo, alternativo, gradualistico di cui dicevamo prima. Ora io qui non voglio aprire un tema troppo teorico, ma è troppo teorico soltanto in astratto. La nostra Corte Costituzionale si è già pronunciata sul significato della sussidiarietà costituzionale. Lo ha fatto non con riguardo al comma 4, lo ha fatto con riguardo al comma 1, con riguardo alla cosiddetta sussidiarietà verticale, con riguardo a quel rapporto tra enti territoriali, titolari di autonomia, che forse anche nell'immaginario comune più si presta ad un'idea di separazione di competenze, come del resto è anche nel tessuto costituzionale e legislativo. Eppure la Corte, in quel contesto, ci ha detto chiaramente che non è così. Ci ha detto che la sussidiarietà costituzionale è qualche cosa che si cerca nel tessuto della Costituzione, non in teorie che vengono da fuori la Costituzione. La Corte ha detto che la sussidiarietà costituzionale non è qualche cosa che si può leggere in base a suggestioni culturali che provengono da un certo tipo di pensiero che non sia nel diritto positivo costituzionale, che non sia riconosciuto in quel contesto, e mi pare un punto importante. E il secondo punto, la Corte ci dice, la nozione di sussidiarietà che la Costituzione vuole assecondare è una nozione consensuale o relazionale,
qui il consensuale, la Corte non guarda all'aspetto dello scambio, guarda all'aspetto della cooperazione, della collaborazione. Allora, se dobbiamo trarne se dobbiamo trarne qualche conclusione, potremmo dire che cosa? Beh, che nel momento in cui il legislatore introduce l'istituto del baratto amministrativo come luogo in cui dare un segnale su come il legislatore intende la sussidiarietà orizzontale, beh, forse fa qualche cosa che entra un po' in conflitto con un certo modo di interpretare costituzionalmente la sussidiarietà. E questo è un primo punto, cioè l'interpretazione costituzionale sembra andare un pochino a favore della seconda interpretazione che vi dicevo sulla sussidiarietà orizzontale, il legislatore invece strizza un pochino l'occhio alla prima interpretazione, creando, come dire, un meccanismo di potenziale conflitto, per il momento più teorico che pratico. Detto questo, cerchiamo di vedere come il legislatore, fatta la sua scelta, definisce i contorni di questo istituto, in che termini si può definire questo istituto come motore di una particolare visione della sussidiarietà orizzontale. E la questione è ancora più complessa perché il legislatore, intendendo la sussidiarietà come un luogo di sostituzione o di alternatività nella realizzazione di alcune attività di interesse generale, fa una prima operazione da questo punto di vista. Intanto rende tassativi gli ambiti in cui ciò è possibile. Questa cosa è molto interessante perché è anche molto coerente con una versione sostanziale del principio di legalità. Quindi più le definizioni sono più precise, più il principio di legalità viene rispettato. Però allo stesso tempo sembra quasi tagliare le gambe alla grande possibilità, alla grande ampiezza che la sussidiarietà orizzontale potrebbe significare come cooperazione tra soggetti. Perché taglia le gambe? Perché in realtà qui il legislatore è andato direttamente a collocare questo istituto nell'ambito preciso in cui si muoveva la dimensione applicativa di quei regolamenti comunali che vi citavo prima, cioè come se il legislatore avesse preso l'ambito applicativo di una certa lettura della sussidiarietà, mescolandolo con una lettura completamente diversa della sussidiarietà. È una specie di pasticcio, cioè si mettono insieme due cose diverse e si restringe espressamente l'ambito di applicazione del baratto amministrativo alla pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero alla loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero o riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati. Questo è l'ambito di applicazione. Molto, molto stretto. È l'ambito di applicazione del dibattito, diciamo, ma anche della disciplina regolamentare comunale relativa ai beni comuni urbani, che sono questi qui. Però se voi andate a vedere la definizione di bene comune urbano nei regolamenti comunali che erano stati approvati sotto il cappello di una diversa idea di sussidiarietà, voi troverete che ci sono queste esemplificazioni, ma che la definizione è potenzialmente molto più ampia. Perché? Perché la collettività locale può decidere di definire come bene comune urbano qualche cosa che non è questo, e lo può fare come? Lo può fare anche grazie all'individuazione del bene comune spontaneamente fatta dal basso, cioè il cittadino attivo che propone all'amministrazione un patto, propone all'amministrazione la definizione di un certo bene come bene comune urbano e quindi può ampliare in qualche modo questa categoria. Vedete che c'è già una differenza ed è coerente la logica dell'ampliamento, se vogliamo. Perché? Perché nella lettura, diciamo, di condivisione del principio di sussidiarietà orizzontale, ad essere condivisa è la stessa individuazione dell'interesse generale, cosa che invece nella lettura dell'articolo 190 non è. L'interesse generale
è una cosa che è definita dal legislatore. Sembrano differenze di poco conto, invece sono differenze enormi, perché sul piano pratico ed applicativo che cosa ha cominciato un pochino a verificarsi? Che i comuni che sono per la prima volta impegnati, che si sono impegnati per la prima volta dopo il 2016 ad approvare regolamenti sui beni comuni urbani, o i comuni che si sono impegnati a tornare sul tema un'altra volta, cosa hanno fatto secondo voi? Spesso hanno messo tutto in un unico regolamento. L'effetto qual è? L'effetto è che questi regolamenti o sono per metà illegittimi, perché entrano in contrasto con l'articolo 190, cosa che prima non poteva essere perché l'articolo 190 non c'era, oppure trascinano nella logica del 190 tutto ciò che prima si poteva fare al di fuori di questa disposizione. Non è negativo che il legislatore statale sia intervenuto, non è questo il punto, anzi probabilmente questo obiettivo era ciò che anche il movimento culturale di pensiero che spingeva i comuni ad approvare questi regolamenti voleva, no? Se c'è una grande massa critica di comunità locali che sentono un certo bisogno, forse il legislatore, vuoi statale, vuoi innanzitutto regionale, potrà intervenire. Quindi il bisogno di una disciplina di cornice sul piano statale era molto sentito. E dopodiché però cosa accade se abbiamo una disciplina di cornice che cambia la logica dell'intervento, che la altera in maniera significativa e che sposta tutto, tutto sul piano non più di un patto di collaborazione, ma di un contratto di partenariato sociale. È un contratto, non a caso, è nel codice dei contratti pubblici. Oh, si può discutere molto se i famosi patti contenuti nei regolamenti comunali fossero degli accordi o dei contratti pubblici, il dibattito è stato ampio anche su questo, però una cosa era certa, una cosa era abbastanza certa, che in quell'ambito l'amministrazione non perdeva le sue prerogative, in quell'ambito si disciplinavano procedimenti che per lo più finivano con provvedimenti e in cui l'unica cosa, ma importante e significativa, stava nella definizione dell'interesse generale. Quella era oggetto della collaborazione. Invece adesso la definizione dell'interesse generale non è oggetto di collaborazione. È ben definita, è ben precisa. Anzi, è ancora più ristretta di quello che sembra. Perché? È molto ristretta perché in quegli ambiti che possono essere oggetto di questi contratti di partenariato sociale, in base all'articolo 190 del codice dei contratti, in quegli ambiti gli enti territoriali devono, per far funzionare il contratto in una logica di scambio, devono individuare bene riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio di proposta o di progetto è molto ristretto, perché deve essere strettamente compatibile con quel valore o con quella parte di valore dell'eventuale, come dire, gettito fiscale che è dedicata a quell'attività dal soggetto pubblico. Cioè ci deve essere una misurabilità di quell'impatto, anche perché, come vi dicevo prima, i comuni non possono procedere a questo tipo di forme di partenariato se non prevedono previamente nel bilancio una determinata somma che sia a ciò dedicata. Certo, ci sono vari modi per farlo, più o meno flessibili, però questa previsione ci deve essere. E quindi vedete qual è l'effetto di questa disposizione? L'effetto di questa disposizione, lungi dall'incentivare una dinamicità nella cooperazione e nella progettualità, riconduce tutta questa progettualità ad una camicia molto stretta, che alla fine diventerà la camicia della voce di bilancio in cui collocare questo tipo di incentivo, che non è per nulla un incentivo, ma è per l'appunto una parziale o totale riduzione di una determinato di una determinata somma che il cittadino o l'associazione debba effettivamente conferire per un'obbligazione.
ecco, per un'obbligazione. C'è da dire, e questo ci consente di capire ancora meglio il contesto, che questa interpretazione della sussidiarietà, così come la dà il legislatore nel codice dei contratti, è confermata anche dagli istituti regolati nei due articoli vicini, cioè nell'articolo 189, interventi di sussidiarietà orizzontale, e nell'articolo 191, cessione di immobili in cambio di opere. Anche qui abbiamo questa idea dello scambio, ma la cosa interessante qual è? Che anche in queste due disposizioni abbiamo la riduzione dell'ampio spettro del principio di sussidiarietà orizzontale, come definito in Costituzione, a politiche del tutto tradizionali. Nell'articolo 189 la finalità è dare, come dire, una nuova spinta a meccanismi di consorzio tra soggetti privati proprietari nel contesto della disciplina urbanistica. Quindi è come se io dicessi la sussidiarietà orizzontale la si fa all'interno di funzioni ben definite, quella urbanistica in quel caso. E nell'altro caso, cessione di immobili in cambio di opere, è chiaro che si parla di opere pubbliche qui. Vedete che il legislatore del codice dei contratti, anziché come dire, valorizzare il principio della possibile cooperazione come aspetto generale e trasversale ad ogni politica pubblica, che cosa fa? La localizza, topograficamente la individua. È interessante questo, no? Perché è interessante? Perché l'ottica del legislatore è quella di compensare dei costi, e questi costi sono allocati su poste ben individuabili, interventi pubblici, opere, azioni che costano per la collettività e che possono essere, come dire, controllate anche nello strumento del bilancio. Ma non è questa la logica che ispirava la lettura del principio di sussidiarietà, quella seconda lettura che aveva spinto molti comuni a trovare nella sussidiarietà un modello per un nuovo rapporto di cittadinanza a 360 gradi. Quindi il paradosso di questa disciplina è che nel momento in cui apre in maniera espressa e forte al tema fiscale, non che non fosse aperto prima, però qui c'è la possibilità dello scambio anche nell'obbligazione doverosa a tutti gli effetti, no? In quella unilaterale a tutti gli effetti, quella irrinunciabile, nel momento in cui fa questo, che cosa fa? Lungi dall'incentivare ulteriormente lo strumento, lo restringe a degli ambiti ancora più angusti e più complessi da realizzare. Oh, vi dicevo, le regioni sono intervenute, certo che sono intervenute, e qui non lo so, potrei farvi l'esempio della regione Liguria, perché è stata una delle ultime, più recentemente, ad intervenire. Allora, la regione Liguria è intervenuta cercando di sostenere l'istituto dell'articolo 190 del codice dei contratti, e facendo che cosa, secondo voi? Stanziando un fondo per i comuni. Perché voi mi direte, ma che senso ha se i comuni devono stare molto attenti e con proprio regolamento devono disciplinare quali sono le condizioni in base alle quali alcuni progetti possono essere considerati favorevolmente, possono condurre anche alla riduzione del debito di natura fiscale? I comuni lo fanno guardando al proprio bilancio. Perché devono avere un sostegno? Perché non è facile per i comuni riservarsi nel bilancio quel tipo di posta, bisogna che qualcuno gliela attribuisca. La regione Liguria ha fatto uno sforzo talmente grande che sapete quanto ha stanziato per l'anno 2019 per tutti i comuni liguri? 10.000 euro. Se voi andate sul sito della regione Liguria trovate un bel comunicato stampa lunghissimo in cui tutte le forze politiche hanno salutato con estremo favore
come se fosse una riforma epocale questa legge regionale che attribuisce ai comuni la possibilità di accedere a questo fondo. E che ci dice anche un'altra cosa, no? Ci dice che, come in tantissime altre riforme recenti, quando si propone l'introduzione di nuovi istituti nel nostro ordinamento, il rischio della retorica è molto alto, moltissimo. E alla fine è un danno, no? Perché l'opinione pubblica immagina di trovare in quello strumento uno spazio efficiente, importante, significativo, stimolante per raggiungere determinati risultati, e poi che cosa accade? Accade che la realtà dei fatti, come dire, pone un ostacolo molto molto significativo. Ecco, io volevo terminare qui il mio intervento, ma credo che lo studio attento soprattutto della prassi applicativa e come si manifesterà nel corso del tempo di questo istituto, credo che ci dimostrerà questo rischio molto molto forte di dissociazione tra una lettura del principio di sussidiarietà orizzontale, che è una lettura di trasformazione del rapporto tra cittadino ed amministrazione in generale, ed una lettura invece che riconduce questa trasformazione ad ambiti troppo circoscritti, ad ambiti che in qualche modo impediranno probabilmente alla cittadinanza attiva di trovare quel grande spazio di manifestazione nel quale aveva in qualche modo tanto sperato. Aggiungo un aspetto in più, ma lo do per scontato, però è molto indicativo. Quando nel 2014 il legislatore intervenne introducendo per la prima volta questo istituto, la dottrina giuridica che era vicina alla lettura aperta e trasversale, grande del principio di sussidiarietà, cosa aveva detto? Aveva evidenziato che questa particolare impostazione in termini di scambio del principio di sussidiarietà orizzontale era intrinsecamente contraria all'idea che la cittadinanza attiva fosse spontanea. Cosa vuol dire? Che questo intervento dei cittadini fosse intanto meritevole di favore e di sostegno, in quanto non fosse il luogo in cui, come dire, barattare il rispetto di obbligazioni fondamentali che costituiscono il nucleo della cittadinanza stessa. Questo problema effettivamente c'è, cioè c'è questo problema alla base di questa impostazione che, ripeto, può andare molto bene quando si tratta di scambiare il costo di attività di servizio, ad esempio pubblico, di prestazione, che non corrispondono però esattamente ad un tributo specificamente definito. Invece, se si tratta del contrario, introduco una logica che nega la spontaneità, la nega in qualche modo per definizione, e tende anche a delimitare in questo modo non solo il numero delle attività che si possono svolgere o l'ambito, ma anche l'ambito dei cittadini attivi, perché i cittadini attivi con questa lettura chi sono? Saranno i cittadini svantaggiati, cioè saranno rigorosamente i cittadini che hanno la necessità di percorrere questa strada. Torno per un attimo al comunicato stampa della Regione Liguria: quasi tutte le forze politiche hanno detto finalmente questo è un passo avanti per aiutare le famiglie in difficoltà. Beh, questo è chiaro, no? Vedete la dissociazione della retorica, è un messaggio positivo, perché chi di noi non vorrebbe aiutare le famiglie in difficoltà, ma allo stesso tempo è conclamato che si riduce l'ambito applicativo ad una categoria strettissima di cittadini attivi. Sono attivi soltanto quelli che non hanno altro modo di esserlo. Ecco, quindi credo che questa lettura, come dire, disarmante, un pochino dequotante del principio sia molto rischiosa e, come dire, possa consegnare anche questo istituto ad un destino di scarso valore applicativo. Grazie. Grazie al professor Cortese che ci ha illustrato limiti e difficoltà, diciamo, dell'utilizzo dell'istituto. E adesso veniamo
a quello che a mio avviso è anche un momento interessante, perché ci dà il collegamento con l'esperienza attiva. Quindi sono molto grata alla dottoressa Ilaria Parrella e alla dottoressa Simona Banti del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, di essere venute qua a Trento, così lontano, per raccontarci un risultato empirico e quello che fanno all'interno del loro comune con questo nuovo strumento e con altri strumenti relativamente ai nostri temi. Grazie ancora. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a voi per l'invito, questa splendida città che per me è la prima volta che vengo, quindi l'occasione è stata sicuramente ripagata già solo dalla bella accoglienza della città che abbiamo conosciuto. Io invece voglio fare i complimenti proprio a voi, che come università siete capaci di mettere in contatto quello che è il mondo non solo accademico ma anche quello poi dei comuni. Noi siamo l'ultima frontiera davanti al cittadino, sempre più arrabbiato, sempre più quello che trova le leggi applicate e trova noi comuni, e siamo, noi ci definiamo in trincea, nel senso che spesso l'ondata d'urto l'abbiamo noi, no? Quindi è difficile proprio fare quello che ci è richiesto di fare, perché la fantasia, come avete capito, non c'è data, dobbiamo solo stare dentro quelle che sono i limiti della legge, e quindi provare a fare qualcosa di diverso, specialmente nell'ambito fiscale, che è il più difficile perché si mette le mani in tasca ai cittadini, farlo in maniera un po' diversa è veramente difficile. Propositivo invece che impositivo, cioè provare a fare un progetto, un piccolo progetto come abbiamo provato a fare noi, è proprio difficile. Però se ci si mette insieme un po' fra i vari settori del comune, e quando la finalità, come in questo caso la nostra, è veramente sentita, attraverso il baratto, attraverso anche altre forme, abbiamo provato, e qualche risultato lo stiamo avendo, proprio a mettere in campo un progetto che potesse andare per il recupero del borgo. Il nostro tema non era tanto più ambientale come abbiamo tentato mai, ma avevamo un problema grosso, che è quello della valorizzazione dei centri storici, perché il nostro è un comune di 15.000 abitanti, 13.000 abitanti, quindi è abbastanza piccolo, siamo tra Pisa, Firenze e Lucca, come si vede anche dalla cartina. Per chi conosce la zona, siamo fra Pontedera e Empoli, un comune che però ha avuto uno sviluppo soprattutto rurale negli anni 50, un po' come tutti i borghi della nostra terra, quindi l'economia, si parte da un'economia rurale per arrivare poi al boom economico ad essere diventati uno dei distretti industriali più importanti per la pelle e per la moda, il distretto industriale di Santa Croce sull'Arno, italiani. Da noi ancora oggi le firme del mondo vengono a scegliere le pelli per fare soprattutto le borse e tutto quello che è la pelletteria. Quindi il nostro è un comune che ha vissuto, se da una parte di questa economia fino a poco tempo fa, dall'altra dalla vicinanza della Piaggio. Pontedera è la sede della Piaggio, la Vespa, l'Ape, tutti penso si conoscano, vengono prodotti lì. Quindi il nostro comune non aveva altro obiettivo che quello di dividersi tra l'industria metalmeccanica e quella conciaria, e quindi il turismo non ci interessava. Poi siamo in una zona dove le città d'arte, Pisa, Firenze, 20 minuti da Pisa, 40 minuti da Firenze, ci sta l'aeroporto che fa scalo 1 milione di persone l'anno, siamo vicini a Lucca, quindi non si viene a Santa Maria a Monte per vedere la città nostra, ma si viene per caso perché magari si passa e si va a vedere le grandi città d'arte. Quindi davanti a questa prospettiva, nel momento in cui è andato in crisi questo sistema, quindi quello industriale, abbiamo dovuto cominciare a pensare a un'alternativa. Perché non utilizzare quindi la parte turistica e quello che il nostro comune aveva in maniera diversa? Faccio vedere un video di 1 minuto e mezzo che vuole essere un invito a venirci a trovare, semplicemente per farvi vedere che forse quello che non abbiamo mai visto, avevamo sotto gli occhi, poteva avere un potenziale.
Ecco, quindi siamo a 2 chilometri, a 2 minuti dalla strada di grande comunicazione Pisa-Firenze-Livorno, quindi si vede bene da una strada che ogni giorno fa passare tantissimi turisti, ma è difficile salire sopra e venire a vedere il nostro centro storico. Quindi ci siamo detti cosa possiamo fare per far sì che i due problemi principali che avevamo si potessero contrastare. Da una parte l'abbandono, quindi il fatto che i cittadini preferivano scendere magari nel vicino centro di Pontedera oppure in altra zona per essere più vicini alle grandi strade di comunicazione. Dall'altra i negozi. I negozi sono il cuore per un paese piccolo come il nostro. Nel momento in cui le attività chiudono, nel momento in cui la grande distribuzione, che in maniera inevitabile arriva sul territorio, cosa fa? Non solo fa chiudere, ma spesso assume direttamente quelli che sono i bottegai, non si chiamano così, del paese, e quindi porta alla chiusura di quelli che sono i negozi. Quindi senza persone, senza negozi, si rischiava che il nostro centro fosse completamente dimenticato. E allora abbiamo cominciato a pensare una serie di iniziative, tante per poter far sì che potesse essere interessante venire a Santa Maria del Monte. Quindi da una parte noi dobbiamo utilizzare per forza la legge, non è che possiamo andare fuori da quelle che è la cornice normativa. Da una parte abbiamo pensato per il popolamento di utilizzare quello che qualche anno fa è uscita come possibilità, il canone concordato, la possibilità di fare da tramite attraverso un accordo con le associazioni di categoria tra proprietari e inquilini, perché il prezzo dell'affitto fosse calmierato in maniera più bassa. Ci guadagna il proprietario perché comunque affitta al fondo, ci guadagna l'inquilino perché comunque paga meno, ci guadagna anche il comune perché dà meno contributi per quelli che sono gli affitti. Quindi è una cosa che va vista a 360 gradi. E lo Stato interviene come? Ti permette di usare quella che è la cedolare secca dal 21 al 10%. Però noi abbiamo anche qui inserito una cosa che per noi era interessante, lo è stato anche per chi l'ha fatto, perché noi ad oggi abbiamo 150 contratti di questo tipo, insomma, rispetto al nostro comune sono tanti. Abbiamo inserito uno sgravio fiscale per l'IMU e per la TASI, prima che lo facesse il governo nel 2016, poi l'ha fatto anche il governo di allora. Non sono grandi cose, ma sono piccoli aiuti che abbattono l'aliquota. La tassa per la casa è una delle più odiate dai cittadini, perché se la sentono sua, cioè mi sono fatto la casa, è mia, me la sono ereditata dalla famiglia di sempre, mi tocca pagare le tasse su qualcosa che è mio. È quella forse più difficile da far capire al cittadino comune. Quindi questo sgravio ha permesso che comunque si tornasse ad affittare le case all'interno del centro storico. Dall'altra un'altra riduzione simile, anche questa poi fatta dal governo successivamente, sulle case familiari. Ho detto, noi non siamo un comune prevalentemente turistico, abbiamo qualche turista, ma stiamo crescendo, ma ci vuole molto tempo a costruire, si fa prima a distruggere che a costruire. Quindi quando abbiamo pensato a questa cosa abbiamo detto, le case che noi chiamiamo familiari, quelle che vengono ereditate dai genitori, dai nonni, sono un peso oggi, una volta erano una ricchezza, il patrimonio immobiliare che si tramandava da figlio, da padre a figlio, oggi è un peso. E anche qui abbiamo introdotto delle agevolazioni per quelle che sono quando si usa darlo fra parenti, cosa che anche qui poi lo Stato in quel momento ha fatto, e quindi non l'abbiamo tolta nel momento in cui l'ha messa anche lo Stato, ma l'abbiamo sommata a quella che è possibile fare dallo Stato più a quella del Comune. Questo ci ha aiutato, la nostra popolazione non è calata, siamo sempre 13.000 abitanti negli ultimi 5-6 anni, e a dimostrazione che comunque a volte basta poco per comunque far capire che è importante rimanere in un territorio, ci si può rimanere se costa meno. È successo al contrario, siamo vicini all'aeroporto di Pisa, che è anche aeroporto militare, tanti militari che abitavano a Pisa si stanno spostando nelle nostre zone, 20 minuti, una parte più bella, più verde, ci sono i servizi e comunque paghi meno, costa meno la vita. Quindi dal punto di vista dello spopolamento, in questo senso siamo andati usando questo tipo di sistema. Sulla parte invece commerciale è la più difficile, perché come si fa a contrastare? Mi fa un piccolo comune a contrastare un fenomeno come quello del fatto che i commercianti chiudano, che nel momento in cui noi siamo un paese dove si conosce per nome quello che è al bar, quello che fa alla macelleria, si va a trovare la persona, non si va al supermercato, per noi si va dalla Giuseppina, si va da Valerio, si va da quelli che sono i nostri commercianti.
questo è un valore aggiunto che si rischia di perdere, perché quando oggi il turista viene e conosce questi personaggi non è la stessa cosa che andare ad una grande distribuzione. Ecco, su questo, grazie a, insomma, a più uffici che hanno provato a mettere insieme un progetto, ci siamo dedicati a un progetto che l'abbiamo chiamato Il Borgo che Vorrei. Santa Maria Monte, il nostro acronimo è SMAM perché è lungo, Il Borgo che Vorrei. Quindi se da una parte l'amministrazione ha investito in iniziative culturali, le associazioni, tutti sono mossi per far sì che ci fossero tante iniziative, dall'altra abbiamo messo in campo una serie di bandi per individuare i soggetti che potevano essere partecipi, parte veramente attiva all'interno di questo progetto più ampio. L'abbiamo chiamato Il Borgo che Vorrei perché non era calato dall'alto, lo dovevamo costruire insieme, come un puzzle con tanti piccoli pezzi che volta a volta si mettevano insieme, ognuno poteva portare il proprio contributo. Quindi abbiamo utilizzato anche il baratto amministrativo, ma non solo, perché è vero che è una camicia molto stretta. Quindi se non ci mettevamo intorno dei contributi, se non ci mettevamo in conto delle iniziative, se non ci mettevamo in conto tante altre cose, la stessa diciamo, valorizzazione, il rifacimento della piazza principale del paese, vecchi edifici che sono stati recuperati, le facciate, contributi per le facciate che spesso qualche comune fa, che però serve per abbellire il paese, tutto questo, una serie di cose divise in due iniziative principali, perché questo progetto è stato diviso in due parti. La prima parte si è presentata il 16 giugno del 2016, la seconda a febbraio 2018, quindi ha già 2 anni e mezzo di, diciamo, di attivazione, non era possibile. Quindi in totale 11 bandi divisi in due parti che hanno individuato e dato la possibilità, contributi, sgravi fiscali, qualcosa appunto baratto amministrativo, per far sì che questo nostro borgo potesse rivivere. Noi abbiamo, per esempio, nel nostro paese abitato Gesù E. Carducci, premio Nobel per la letteratura del 1906, insegnava a Samignato, abitava a Santa Maria Monte. Abbiamo avuto la sfortuna di avere il padre di Galileo Galilei. Dico la sfortuna perché se non si fosse trasferito a Pisa poco prima che nascesse Galileo Galilei, saremmo stati, come poco vicino a noi c'è Vinci, e diciamo i cittadini, potremmo aver avuto, diciamo, dire che Galileo Galilei era nato a Santa Maria Monte. C'è nato il padre, importantissimo musicista, ma sconosciuto a tutti perché è solo il padre di Vincenzo Galilei. Quindi questi sono alcuni dei negozi che hanno aperto all'interno del nostro borgo con questo progetto. Come ha funzionato? In maniera semplice. Abbiamo detto ai nostri cittadini: chi è che ha un fondo che adesso è chiuso, che ha un appartamento che non lo utilizzate più? Vediamo se si riesce insieme a farlo diventare attrattivo. Un progetto proprio corale che appunto ha coinvolto tutti. Quindi noi abbiamo dato degli sgravi sulla Tari, sulla Tasi, su quello che possiamo, sull'Imo, facendo in modo che si potesse riaprire un'attività che magari non era più all'interno, e questi aspiranti imprenditori, chiamiamoli così, o aspiranti commercianti, hanno scommesso con noi in questa cosa. Sono 20 le attività che hanno aperto a distanza di 1 anno e mezzo. Si è cominciato, ho detto, presentato il 16 dicembre del 2016, il 16 giugno 2016, i primi negozi hanno aperto l'8 dicembre, quindi abbiamo fatto da poco 2 anni, e quindi 20 attività, sia fra quelle turistiche che quelle commerciali. Per esempio l'appartamento, anche lì è semplice, noi non abbiamo una struttura tale che si possa costruire un albergo nel mezzo al centro storico, andrebbe distrutto, sono casaschiere, quindi più appartamenti, una sorta di albergo diffuso che si nasconde quasi nel centro, che dà la possibilità di poter ospitare turisti. Saranno 20-25 posti letto, non sono tanti, ma è un piccolo albergo che noi abbiamo all'interno, si può vivere l'atmosfera del borgo. E poi un'altra caratteristica che abbiamo è le cantine, è un castello, quindi nella parte sotterranea che non si vede sono una serie di cunicoli, di strade nascoste, di cisterne, perché come tutti i castelli all'epoca l'assedio non avveniva e non si prendeva questo castello per fame ma per sete, e quindi era essenziale che dentro ci fossero tutte queste cisterne e l'acqua che potesse far vivere. Queste sono tutte private attualmente, che non sono aperte al pubblico, con il sistema del baratto amministrativo, dello sgravio fiscale, abbiamo fatto sì che una decina di queste cantine sono state riaperte, fanno parte di un percorso dove abbiamo coinvolto anche i ragazzi con progetti sulla scuola, alternanza scuola-lavoro,
per poter far dar guida e quindi poter venire a vedere quello che era una città che adesso non si vede più, l'abbiamo chiamata proprio la città sotterranea. Poi insieme a questo, appunto, dicevo, grandi investimenti anche sulla piazza. Alla fine poi ce n'abbiamo una grossa piazza nel centro storico, l'abbiamo completamente ristrutturata, ora siamo al terzo lotto, quindi un investimento forte anche da parte del comune, non solo da parte dei cittadini. E poi nella seconda fase il decoro urbano, quindi abbiamo chiesto ai cittadini di rifare le facciate dei palazzi, anche lì con dei piccoli contributi o degli sgravi, per esempio non si fa pagare il ponteggio per la facciata, che sembra poco, ma alla fine poi nelle spese conta tutto. Per esempio si è messo il fatto che chi è residente nella casa che viene fatta la facciata e spesso non coincide con il proprietario, per un anno non paga la spazzatura, perché ha il disagio comunque dei lavori all'interno di tutto il periodo che viene rifatta la facciata. E poi magari parlo di un solo bando che nella sua semplicità forse rappresenta più di tutti quello che è lo spirito di questo progetto. Abbiamo chiesto ai nostri cittadini di occuparsi di un vaso, una pianta del centro storico, in cambio di uno sconto della Tari di 20 euro l'anno, quindi niente. Eppure 65 vasi sono stati adottati. Tutti hanno voluto partecipare in qualche modo al progetto, se non come proprietario di facciata o proprietario di fondo, come magari commerciante o come associazione o appunto anche solo prendendo un vaso in adozione. E questo poi l'abbiamo unito a tutta un'altra serie di cose, con gli artisti, magari progetti sull'arte, il fatto di aver fatto un concorso per poter fare delle 20 installazioni all'interno del centro, però altre misure che si sono affiancate a quelle che erano poi previste dalla normativa che si potevano fare all'interno del baratto amministrativo. I fiori, i colori, sono quelle poi le cose che animano un paese. Stiamo pensando infatti anche a una terza fase per vedere di incentivare ancora di più questo nostro progetto. Concludo dicendo semplicemente che per noi è stata una bella esperienza, lo è e continuerà ad esserla, è un'esperienza anche interna molto importante perché collega non solo gli uffici, perché questo è un progetto strategico trasversale nel PEG del comune, quindi va come uno dei progetti diciamo più importanti, ma collega anche gli assessorati, li coinvolge tutti, l'urbanistica, la cultura, il bilancio, attività produttive, il sociale, i tributi, quindi è veramente connesso all'interno dello stesso del comune stesso, ma va anche fuori, come ho detto prima, coinvolge tantissime persone, quindi la forza, diciamo forse, del fatto che fino ad ora ha funzionato bene è proprio questa, che è stato costruito insieme pezzo per pezzo da tanti settori, da tante persone, e insieme stiamo cercando di far rivivere il paese. Ora, chiaramente nel dettaglio dei bandi entra di più la parte più tecnica, come è giusto che sia, del comune, quindi il responsabile del settore finanziario vi illustrerà la parte più tecnica, però penso che sia stato importante far capire anche quella che è la parte politica, la parte da cui è nato il progetto. Grazie. Grazie al sindaco Ilaria Parrella, che innanzitutto ci ha, almeno per quanto mi riguarda, incuriosito molto, e sicuramente un viaggio a Santa Maria a monte lo faremo presto. E adesso vediamo la parte tecnica, perché siamo tutti qui che vogliamo sapere come si fa, perché abbiamo visto immagini, cose, e ci è stato raccontato belle cose. Come si fa? Come si fa? Non è così semplice, perché è vero che la norma ci ha dato l'istituto del baratto amministrativo, però dobbiamo attuarlo e calarlo sulla realtà del nostro... Se vai avanti te mi fa un po'. Grazie. Io volevo far stare vicino, pensavo mille. Che adesso bisogna stare vicino. Quindi dicevo che ci ha dato l'istituto del baratto amministrativo, ma a questo punto dovevamo portarlo alla realtà che ci circonda, e quindi ci siamo un attimino chiesti, sia io come responsabile finanziario in primo luogo, con i colleghi dell'ufficio tributi e altri colleghi del comune, responsabili di settore, cos'è che possiamo fare, perché
l'amministrazione voleva giustamente riqualificare il borgo. Ci è venuto in mente appunto l'istituto del baratto amministrativo, che secondo me coglieva perfettamente la filosofia che l'organo politico ci aveva chiesto, e quindi la legge del baratto amministrativo secondo me coglie sia lo spirito solidaristico della contribuzione, ma nello stesso tempo sollecita anche a diventare protagonisti del bene comune i singoli cittadini. Quindi ci siamo detti, ok, facciamo squadra innanzitutto su questa cosa, cerchiamo di creare dei bandi a cui possono partecipare i cittadini con le loro iniziative. Innanzitutto abbiamo creato un regolamento, così come diceva il professor Cortese, un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, così come prevede l'articolo 42 del testo unico degli enti locali, potestà regolamentare attribuita all'organo, al massimo organo del Consiglio Comunale, ma successivamente ci siamo anche dotati di una delibera di giunta comunale che ci dava indirizzi a noi, struttura tecnica dell'ente, per capire su quale linee, su quali indirizzi intervenire, e così è stato. Da lì abbiamo messo in moto tutta la nostra struttura e abbiamo fatto un primo step. Il primo step è che sono stati la pubblicazione, come diceva il sindaco, nel giugno del 2016 di cinque bandi con proposte di collaborazione con i cittadini, che intendeva favorire appunto il recupero e la qualificazione delle unità immobiliari presenti nel borgo, che erano appunto catastalmente individuati come C2, C6, C3 e C1. Quindi una collaborazione tra i privati cittadini proprietari di immobili utilizzabili ai fini commerciali. Okay? Cosa davamo in cambio? In cambio davamo ai proprietari che facevano un patto di collaborazione con l'ente un contributo economico e un baratto amministrativo da scontare appunto come sorta di sconto sull'IMU la TASI fino a un massimo. Quindi a questo punto avevamo tutti questi immobili. Dovevamo innanzitutto darli a chi? A coloro che volevano diventare eventualmente piccoli imprenditori, piccoli commercianti. Quindi abbiamo pubblicato un altro bando dicendo: abbiamo a disposizione questi immobili, chi vuole può farsi avanti avendo certe caratteristiche, e quindi aprire all'interno di questi immobili delle attività commerciali. A questi diciamo piccoli imprenditori, piccoli commercianti, cosa abbiamo dato? Un contributo economico anche lì e un baratto sulla TARI appunto e sul COSAP, perché magari queste piccole attività commerciali occupavano anche degli spazi fuori, mettevano dei tavolini, mettendo delle pedane, e quindi anche un baratto uno sconto sulla COSAP. Quindi sono stati creati appunto abbiamo avuto diverse aperture di attività commerciali. Poi ci siamo ancora chiesti, sempre all'interno del giugno del 2016, noi abbiamo la città sotterranea, quindi anche lì la città sotterranea è formata da cantine e cunicoli che sono all'interno delle abitazioni private. Quindi come possiamo fare? I privati dovevano aprire le loro case per farle visitare anche ai cittadini di Santa Maria a Monte che non conoscevano questi cunicoli e queste cantine. Quindi abbiamo chiesto la collaborazione dei proprietari di queste cantine. Abbiamo chiesto la collaborazione di loro, dandogli appunto un baratto amministrativo anche a loro, sulla TARI o sull'IMU e sulla TASI, perché gli importi sono piccoli, perché sennò anche il nostro bilancio, come si diceva prima, non poteva sopportare tutte queste cose, e quindi dovevamo un attimino organizzarci al meglio. E questo è stato un modo di far conoscere anche questa città sotterranea che anche tanti di noi, nonostante abitassimo all'interno del comune di Santa Maria a Monte, non conoscevamo. E i proprietari stessi sono stati molto contenti, perché quando si va a fare le visite guidate all'interno di queste cantine sono orgogliosi
di avere una proprietà così importante, e magari per loro non è niente, tanto l'hanno ripulita, l'hanno messa un po' in sicurezza e noi ci possiamo fare queste visite. Quindi contro un baratto amministrativo abbiamo fatto una sorta di patto dove ci fanno l'apertura, tante aperture durante l'anno, quando ci sono le manifestazioni più importanti, non sempre che si può suonare alle case e andare, però quando ci sono delle cose importanti possiamo accedervi. E poi abbiamo fatto anche un'altra cosa, ci siamo detti, e questo è il quarto bando, ci siamo detti, però ci sono anche dei piccoli degli imprenditori che potrebbero avere un fondo loro, oppure prenderselo anche in affitto, perché poi prenderselo in affitto, quindi in questo caso, quindi coloro che non aprivano l'attività commerciale negli immobili che ci erano stati dati a noi come comune, quindi se lo prendevano da soli oppure l'avevano da soli come start-up, gli davamo un contributo di 2.500 euro più un sconto, tra virgolette, diciamo un baratto per la Tari e il COSAP. E anche qui abbiamo avuto diverse aperture anche all'interno di questo bando. Quello che è andato a maggior successo è stato il primo, diciamo così, quello dove noi avevamo come ente degli immobili dati dai proprietari e poi altri diciamo imprenditori hanno aperto lì dentro. L'altra cosa qual era il quinto obiettivo? Quello di rivitalizzare quindi il territorio, il centro storico. Abbiamo detto ok, chi organizza degli eventi o delle manifestazioni all'interno del borgo, sempre con la nostra collaborazione, sempre stringendo un patto con il comune, può avere un contributo massimo fino a 1.000 euro e non pagherà quindi poi il COSAP se occupa spazio oppure la Tari. E questo è stato il primo step, diciamo. Poi siamo andati avanti, appunto, abbiamo proseguito con un altro step che è stato quello del decoro, così come dice anche l'istituto del baratto amministrativo, il decoro urbano. Quindi ci siamo detti, cerchiamo di abbellire questo nostro borgo facendo del recupero delle facciate, come diceva prima il sindaco, appunto, e anche qui dando un contributo per coloro che facevano una facciata, uno sconto a coloro che abitano all'interno dell'immobile che viene ristrutturato, perché quando sappiamo bene che quando si ristruttura l'immobile dove abitiamo c'è particolarmente disagio per chi vi abita dentro, e quindi abbiamo dato uno sconto per esempio sulla Tari all'inquilino, perché non sempre chi ristruttura è il proprietario dell'immobile. Quindi, e poi abbiamo dato appunto questo contributo sul recupero delle facciate, e devo dire che ha fatto molto decoro all'interno del borgo. Abbiamo incentivato l'apertura di temporary shop, quindi anche lì avevamo dei locali, dei locali che ci erano stati dati all'interno del bando numero 1, e abbiamo detto proviamo, magari erano rimasti vuoti, proviamo a farci aprire qualcosa di temporaneo come si usa ora. E anche qui quindi coloro che prendono e aprono per un certo limitato periodo di tempo la propria attività commerciale all'interno di questi locali hanno il baratto sulla Tari, quindi non pagano la tassa sui rifiuti, e sul COSAP. Poi siamo andati avanti con l'arte nel borgo, quindi iniziative su quanto riguarda l'arte, e quindi lì abbiamo fatto dei bandi per abbellire il nostro territorio, non facendo pagare. Cos'è che noi non possiamo far pagare? Il COSAP, la Tari, queste nostre cose, i nostri tributi locali. E quindi siamo andati avanti, e questo ha portato grande interessamento, devo dire, dalla parte della cittadinanza. Un po' perché noi, come diceva il nostro sindaco, siamo in trincea, quindi noi parliamo con i cittadini che vengono allo sportello, non è calato dall'alto, quindi noi parliamo con coloro che vengono, cerchiamo di convincerli, cerchiamo di ragionarci, facciamo tutto un lavoro precedente, molto, molto di collaborazione con loro. Poi ci conoscano, cioè credano in noi, e quindi questo ci aiuta, devo dire la verità, ecco, questo ci aiuta, cioè noi siamo tutti del territorio, quindi ci aiuta, credano, vedono la figura che noi siamo.
e questo ha fatto sì che questo progetto potesse decollare. Ecco, diciamo che noi ci abbiamo messo, la nostra struttura comunale ci ha messo molto impegno dietro. E poi speriamo di fare anche un terzo punto, e questo ci stiamo lavorando, sperando presto di farvelo conoscere. Grazie mille dell'invito. Grazie per questa carellata di cose che si possono fare e che è chiaro, e anche dell'entusiasmo con cui sono state presentate. È chiaro che un comune piccolo forse ha qualche possibilità chance in più rispetto a un comune più grande, però è molto importante anche questa esperienza empirica. E a questo punto sono molto contenta che abbia accettato l'invito e che sia qui con noi per vedere, perché a volte i comuni hanno insomma il timore anche forse del giudizio della Corte dei Conti relativamente a queste iniziative, tante iniziative che magari sono assolutamente pensate come iniziative virtuose, poi rimangono magari un po' lì perché si ha timore di avere qualche problema successivo. Quindi sono molto contenta che sia con noi il dottor Marco Scognamiglio, che è magistrato della Corte dei Conti nella sezione regionale di controllo del Veneto, che ci parlerà proprio di qual è l'orientamento della Corte dei Conti relativamente a questo strumento del baratto amministrativo. Grazie. Buongiorno a tutti, anche se forse per l'orario dovrei augurarvi una buonasera. La professoressa qui ha fatto la scelta strategica di mettermi in coda, perché ha detto: se parli prima della responsabile del servizio finanziario, quella se ne va. Perché, ma in realtà questa è una preoccupazione forse un po' eccessiva, perché è corretto che abbiate timore di quello che dice la Corte dei Conti, però allora, a parte gli scherzi, per chi ha fatto amministrazione attiva, io voglio fare questa piccola introduzione partendo da una battuta. Io ho fatto per anni il dirigente di un'amministrazione attiva, in questo caso centrale, che un po' di soldi li gestiva, trattandosi dell'INPS, e in effetti la Corte dei Conti lì dentro veniva nominata tutti i giorni. Nell'amministrazione attiva quello che ho sperimentato io è che la Corte dei Conti a volte rappresenta un deterrente quasi maggiore di quello del giudice penale, è vero? C'è gente che rischia di commettere dei reati e non se ne preoccupa, e poi ogni volta che deve spendere un centesimo si preoccupa invece di quella che può essere la reazione della Corte dei Conti. Ora, questo non è sbagliato, però va declinato un po' meglio, perché la paura del danno erariale, che adesso cerco di spiegare in 10 secondi, devo farla necessariamente questa introduzione, questa premessa, sperando di non annoiarvi troppo, a volte si fa legittimamente della confusione, perché forse non è spiegato troppo bene all'esterno qual è il valore che hanno le differenti pronunce della Corte dei Conti. Io cercherò di spiegarlo in un minuto. Il danno erariale di cui ha paura il funzionario pubblico è quel danno che viene causato alle casse dello Stato da chi opera gestendo del denaro pubblico. Ci siamo fin qua? Benissimo. Ora, questo qui ha dei presupposti ovviamente soggettivi, perché il soggetto deve essere pubblico, anche se poi ha dei presupposti perché ci serve il nesso di causalità e quant'altro, ma ha il presupposto del dolo o della colpa grave, ok? Si viene chiamati a rifondere l'erario se il fatto generativo del danno è stato connotato da dolo e colpa grave. Cominciamo a dire questa cosa qui, ok? Quindi in realtà il fatto che a volte funzioni più da deterrente questo, tranne che la presunta sanzione penale, che invece richiede necessariamente il dolo, forse si spiega col fatto che hanno paura di incorrere in colpa grave. Ma io le posso dire che in realtà, se anche dove dovesse essere convenuto in giudizio, il soggetto riesce a dimostrare di aver adottato tutte quante le cautele, di non essere venuto meno al proprio onere di diligenza, questo qua lo esime dalla responsabilità erariale. In realtà, parlandovi dell'orientamento della Corte dei Conti sul baratto amministrativo, io non vi parlerò di responsabilità erariale, perché non vi porto sentenze di condanna, perché a quanto mi consta, in relazione alla fattispecie, non ve ne sono. Potrei sbagliare, potrebbero essermi sfuggite, potrebbero esserci state delle sentenze di condanna che riguardavano degli aspetti più ampi, ma io nella banca dati una sentenza di condanna dovuta semplicemente all'aver adottato lo strumento del baratto amministrativo forse mi è sfuggita.
Allora, che valore ha questo che io adesso vi racconto? Questi qui sono i pareri che rende la Corte dei Conti nell'ambito della sua funzione consultiva. Ok? Queste non sono sentenze di assoluzione di condanna, sono dei pareri. Ora, io qua immagino che magari gli studenti abbiano in mente che il parere è come il parere che deve fare l'avvocato all'esame di Stato, che ha una sua interpretazione ragionevole del diritto. No, il parere della Corte dei Conti è diritto. Ok? Però si inserisce nell'ambito di una funzione che in questo caso non vuole essere o non è necessariamente sanzionatoria, ma che è, diciamo così, collaborativa. Allora, sulla natura del controllo della Corte dei Conti, che sia collaborativo o meno, in realtà si sono scritte tonnellate di cose che io adesso non vi sto a dire. Si discute se sia ancora collaborativo questo controllo, molto probabilmente non lo è. C'è anche una sentenza recente della Corte Costituzionale, la 18, la sentenza di San Valentino, che riconosce, non vi annoio con questo, non si usa più dire che il controllo è collaborativo, perché in realtà anche sulle finanze degli enti pubblici in sede di controllo cominciamo ad avere dei poteri cogenti, ma questa funzione consultiva da cui generano queste pronunce nasce da una legislazione che origina quando l'idea del controllo era ancora collaborativo. Parliamo, voi vi ricordate tutti la riforma del titolo quinto della Costituzione, anche gli studenti, no? Benissimo. Legge La Loggia, legge 131 del 2003 attuativa di, aveva un forte contenuto di delega, ma aveva già anche delle disposizioni e prevedeva la facoltà per le autonomie locali di chiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Perché? Perché si andava verso una strada di maggiore autonomia finanziaria e quindi si dava questa funzione quasi di auditor alla Corte dei Conti che indirizzasse l'ente locale a operare nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Ok? Ora, questo non significa che io quando leggo quel parere posso disattenderlo, perché quel parere là è diritto, ma non significa neanche che lì ci sia il presupposto di un possibile danno erariale che poi vi spaventa. Non so se sono riuscito ad essere chiaro su questa cosa qua. Benissimo. Allora, che cosa dice nell'ambito della sua funzione consultiva la Corte dei Conti sul baratto amministrativo? In effetti dà ragione a quello che diceva il professor Cortese, che forse aver voluto disciplinare in un certo modo l'istituto, anziché potenziarlo, ha fatto in modo che si andassero un po' a restringere gli ambiti applicativi di questo istituto qui. Ma come ci hanno raccontato anche, insomma, il sindaco e la responsabile del servizio finanziario del comune, le possibili leve fiscali e non che consentono di poter, diciamo così, declinare nella concreta realtà operativa il principio di sussidiarietà orizzontale, non si esauriscono al baratto amministrativo. E questo la Corte dei Conti nei suoi pareri tra le righe un po' lo dice. Allora adesso magari andiamo a vederli, dopodiché cerchiamo di vedere come ci ricolleghiamo in qualche maniera al tema generale. Io cercherò di essere meno tecnico possibile e non vi parlerò delle problematiche relative alla contabilizzazione del bilancio, perché richiederebbe onestamente un convegno a sé stante di una settimana, ce lo risparmiamo. Allora, diceva il professor Cortese, la Corte dei Conti è intervenuta. Allora, la Corte dei Conti è intervenuta su richiesta, ok? Degli enti locali che hanno chiesto come mi comporto così. E uno dei primi pareri è quello della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, 27-2016, se voi lo volete cercare su Google, a parte lo trovate sulla nostra banca dati del controllo, se lo cercate su Google, battezzatelo 27-2016-PAR, ok? Proprio perché è un parere, perché noi abbiamo una codifica a seconda di quello che facciamo, e adesso l'ho chiamato soltanto così. Qui che cosa succedeva? Che si era ancora in vigenza del vecchio baratto amministrativo, quello dello sblocca Italia, decreto legge 2014 numero 33, ok? Ed era su questo che veniva chiesto il parere della sezione regionale dell'Emilia Romagna, ma un paio di principi che qui afferma continuano a essere attuali. Perché? Nel fatto viene raccontato che cosa chiede in una fattispecie del Comune di Bologna. Comune di Bologna, visto che c'è, eccolo qua, lo sblocca Italia, chiede come mi devo comportare, fa riferimento a una nota dell'ANCI dalla quale sembrerebbe di poter dedurre che si possa utilizzare anche per debiti fiscali pregressi. Ok?
Allora, ovviamente la risposta è no, non si può utilizzare per debiti fiscali pregressi. Su questa cosa qua fa chiarezza subito la sezione dell'Emilia Romagna, dove ce ne fosse bisogno, ma al di là del fatto che siamo tutti quanti convinti che non si... ma poi vedremo un altro parere dove alcune amministrazioni locali fanno fatica a convincersene. Quello che ci interessa accennare qui è ancora il fatto, qui è ancora il fatto dove spiega tutta quanta la faccenda, qua c'è la parte dell'ammissibilità. Nel merito vi voglio far leggere il passaggio, che è quello che forse ci interessa. Criteri e funzioni, altresì necessario che sussista. Eccolo qui. Eccolo qui. Non si ritiene ammissibile la possibilità di consentire che l'adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati, possa avvenire attraverso una dazio in solutum, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto. La sezione ritiene che tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma, in quanto difetterebbe il requisito dell'inerenza, e perché ci sono elementi che devono essere preventivamente individuati nell'atto regolamentare del Comune. Allora, il fatto di non poterlo estendere a delle situazioni pregresse, oltre che dal principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, che io ho paura a pronunciare in un meeting, diciamo, di fiscalisti che vogliono stimolare, ma che in realtà è caro alla nostra giurisprudenza, perché tu dell'obbligazione tributaria, tu ente pubblico che la devi riscuotere, non ne puoi fare quello che vuoi, ne puoi disporre negozialmente solo in base a norme speciali che te lo consentano. Diciamo che questo principio forse non va interpretato in maniera così rigida, ma noi, quando ci fa comodo richiamarlo per evitare dei comportamenti che possono essere elusivi, ci teniamo radicati sul principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Ma il punto che sottolinea Emilia Romagna, sezione regionale di controllo Emilia Romagna, e che poi verrà ripreso da altre pronunce, è la necessaria regolamentazione a monte di tutti quanti gli aspetti che attengono all'istituto. E qua adesso io dico una cosa: perché è necessario regolamentare a monte? Non soltanto perché noi abbiamo necessità di fare la norma generale ed astratta, poi dobbiamo discutere se ma perché dobbiamo stabilire la misura in cui lo applichiamo, affinché non venga meno il nesso sinallagmatico. Allora, noi va bene, io voglio, al di là della Corte dei Conti, cioè io spero che noi siamo convinti di questa cosa qui, che si può certamente usare lo strumento e far pagare meno tasse al cittadino, d'accordo? Ma se la prestazione che il cittadino mi rende è proporzionata allo sconto che ottiene dell'imposta, ok? Questo io riesco a farlo se la vicenda la regolamento a monte, ok? La regolamento a monte stabilendo quali sono i parametri in base ai quali, eccetera. E qui io mi rifaccio a un passante al discorso che faceva il professor Cortese su come vada interpretata la sussidiarietà, ok? Allora, la sussidiarietà richiede necessariamente che comunque il cittadino, anche di propria iniziativa, si muova però all'interno di un costrutto dove viene agevolato dall'intervento dell'ente, in questo caso in via regolamentare, ok? Altra pronuncia dove viene detta questa cosa, e dove ne vengono dette altre, è quella della Lombardia. Quella della Lombardia 172/2016, vediamo se riesco a ritrovare i passaggi di cui voglio parlare, perché in realtà ci sono un sacco di cose, ma devo sommare. Qui ritorna, vedete, siamo tutti quanti convinti che non si possa utilizzare per debiti tributari pregressi. Questo il sindaco di questo comune che cosa fa? Non so se per ingenuità o malafede, mi dice: ma io lo posso utilizzare per dei residui attivi. Ora, dei residui attivi, no? Loro che lo sanno ridono, perché il residuo attivo è un'entrata accertata e non riscossa, cioè quindi è un debito tributario del cittadino, un credito tributario dell'ente che andava riscosso nell'anno 2015, non è stato riscosso nel 2016, me lo metto al residuo attivo. E il comune mi chiede: ma se quello ce l'ha residuo attivo, io posso usare il baratto amministrativo? No, ok. Allora gli viene ribadito che non può funzionare così. Ma ci sono altre cose che dice Lombardia, speriamo se riesco a ritrovare i passaggi più significativi. Ah, ecco qui, eccolo qui, forse è questo il passaggio, dove richiama, eccolo qua, l'articolo 118 della Costituzione. Anche se noi parliamo di fiscalità, questo è un passaggio secondo me importante, perché credo che vi possa stimolare una riflessione più ampia. Viene chiesta alla sezione regionale di controllo della Lombardia se l'istituto del baratto amministrativo è utilizzabile anche per l'entrata extratributaria.
Ora, a parte che noi ci dobbiamo chiedere che cos'è un'entrata extratributaria, perché poi prima c'era il professore che faceva l'intervento che ci parlava della corrispettività e al confine tra il tributario e il non tributario. Facciamo finta che il problema sia superato, anche se in realtà non è superato affatto. Che cosa fa la sezione regionale di controllo della Lombardia? Secondo voi, secondo quello studente con gli occhiali che mi guarda attento, alla domanda se si può utilizzare il baratto amministrativo anche per le entrate di natura extratributaria, cosa risponde la sezione regionale di controllo Lombardia? E perché no? Allora, la sezione regionale di controllo della Lombardia dice di no, ma perché non serve. Perché quello che dice è che in realtà, per via del principio della sussidiarietà orizzontale di cui ha l'articolo 118 della Costituzione e per via di una norma che esiste nel nostro ordinamento da un bel po' di anni, che è l'articolo 1,1 bis della legge 241 del 90, quella norma lì dice che l'amministrazione pubblica procede. Allora, ha ribaltato l'ottica. Una volta si diceva l'amministrazione pubblica procede per atti autoritativi, salvo che per determinate fattispecie la legge non l'autorizzi a operare in maniera negoziale. L'articolo 1,1 bis della legge 241 oggi ci dice il contrario, ci dice che la regola è operare per via negoziale, salvo che sia imposto l'atto autoritativo. Poi questo non è vero del tutto, non è vero del tutto, però il principio coordinato, mettendo insieme la sussidiarietà orizzontale e il fatto che la pubblica amministrazione, ove non sia vietato, può operare attraverso strumenti negoziali, fa dire alla sezione regionale di controllo della Lombardia: guarda che tu non puoi fare il baratto amministrativo per le norme extratributarie perché tu già puoi fare delle cose, ok? Non avevi bisogno del baratto amministrativo, ok? Allora il baratto amministrativo alla fine, per come è stato regolamentato prima dallo Sblocca Italia e poi nel codice dei contratti, dove l'inserimento nel codice nei contratti voleva risolvere un problema, ne ha causato un altro perché l'ha messo dentro alla questione della concorrenzialità, poi forse ve l'accenno, alla fine a che cosa serviva? Serviva a cercare di andare a scalfire nella fattispecie il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, quindi voleva dire guarda che anche per anche per dei crediti di natura tributaria che tu hai un margine operativo per riuscire a gestirli in maniera, diciamo così, negoziale, ma poi è stato interpretato in realtà come, ha avuto l'effetto di essere interpretato come una chiusura, no? Riesco a spiegare cosa vedo che il professore annuisce, no? Quindi era nato con l'idea di poter estendere anche a un settore, quello fiscale, dove c'è il problema della indisponibilità dell'obbligazione tributaria al mezzo, ha avuto l'effetto che la gente si è chiesta se lo poteva fare anche su cose dove tutto sommato poteva farlo già prima. Ho letto della dottrina che dice che questa pronuncia qui è in contrasto con la pronuncia del mio collega Tessaro, che è la 313/2016, dove la sezione Veneto dice che invece non si può utilizzare il baratto amministrativo per le misure di natura extratributaria. In realtà, come vi ho spiegato, il contrasto è apparente. Il baratto amministrativo, per come è regolamentato e disciplinato oggi al 190 del codice dei contratti, non riguarda i possibili crediti del comune di natura extratributaria perché per quelli ci sono già gli strumenti. Quindi Veneto, quando dice no, questo non si applica qui, non dice qualcosa di diverso da Lombardia. Che Lombardia dice sì, si può applicare perché già è a sistema. Veneto dice no, come baratto amministrativo non lo puoi applicare. Non so se riesco a spiegarmi. Ok? Dopodiché questo qua lo chiarisce, io questa vi consiglio, se vi è interessato questa parte del discorso qui e che vi dà anche degli spunti perché cerca di mettere un po' a sistema tutto il ragionamento, la 94/2016 del Piemonte, che vediamo se ritroviamo il passaggio dopo aver ripetuto che non può essere una dazio insolutum. Va bene, non perdo tempo a cercarlo, però fa un ragionamento abbastanza simile a quello che vi ho fatto io, poi se volete ve la cercate, Piemonte 94/2016 par, che dice tutto sommato, guardate, Veneto e Lombardia stanno dicendo la stessa cosa, stanno dicendo che i margini ci sono al di fuori di questo istituto. Poi mi ero segnato anche delle altre cosette che vi volevo evidenziare, Veneto Lombardia, l'ho detto, questo qua forse è meglio che lo saltiamo. Ah, eccolo qua, un'altra cosa che dice Lombardia, che adesso ho chiuso, 172/2016, vi dicevo all'inizio che
la necessaria regolamentazione a monte dell'istituto, diciamo che la 172/2016 della Lombardia in questo senso è una delle nostre pronunce più importanti, perché in un passaggio fa un po' il punto della situazione dicendo, io me lo so scritto sintetico qua, ora non vado a ripescarlo ma ormai avete gli estremi, ve la potete cercare da voi, che il baratto amministrativo necessita di previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea, deve essere riferito a progetti finalizzati, ad ambiti territoriali limitati e non può riguardare i debiti tributari pregressi. Quindi se vogliamo sintetizzare l'orientamento della Corte dei Conti, della giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti sul baratto amministrativo, l'orientamento è questo qui. Ora, voi capite, viene preso come un orientamento restrittivo, ma in realtà spero di averla rincuorata sul fatto che la Corte dei Conti è abbastanza consapevole anche della concreta realtà in cui voi vi trovate ad operare. Il discorso è che soprattutto in sede di funzione consultiva, al di là del possibile generarsi o meno di un danno, è normale che noi la creatività dell'amministratore locale la dobbiamo riportare dentro dei canoni di logica sistematici. E quello che ci terrei a dirvi, ne sono già fuori tempo massimo di 10 minuti e volete andare a mangiare, ma me ne prendo un altro per dire questo concetto, poi se volete lo approfondiamo. Il discorso è che quando noi andiamo ad applicare istituti del genere, il problema non è necessariamente solo quello tributario e non è necessariamente solo quello che interessa a noi della finanza pubblica. Voi dovete considerare il fatto che vi muovete all'interno di un sistema di norme dove, ad esempio, un altro valore da tutelare, oltre a quello dell'ambiente di cui parliamo oggi o quello della finanza pubblica di cui parlo io, è la concorrenza. Ormai la concorrenza è un principio che è immanente, come dicono alcuni, nel nostro ordinamento. C'è in Costituzione la concorrenza? C'è? No? C'è o non c'è la concorrenza in Costituzione? Allora, nella Costituzione italiana del 1948 la concorrenza non c'era. Ma in realtà, dato sì che la concorrenza è un valore, un principio tutelato fortemente dall'Unione Europea e dato che l'Unione Europea si impone sul nostro ordinamento, questo ha condotto larga parte della dottrina a considerare, anche se è brutto dirlo, la nostra Costituzione economica nella parte in cui non valorizzava il principio concorrenziale come affetta da una certa obsolescenza. La concorrenza è un principio al pari di quelli che stanno in Costituzione. Voi direte, che cosa c'entra? Beh, c'entra e si ricollega al discorso della preventiva regolamentazione, perché se io do dei benefici, e guardate che questo non riguarda solo le imprese, guardate, questo è un principio generale dell'ordinamento, articolo 8 legge 241. L'articolo 8 della legge 241, che io non so recitare a memoria, dice sostanzialmente però che se tu vuoi dare delle agevolazioni di qualunque tipo, devi prima stabilire quali sono i criteri, devi stabilire a monte quali sono i parametri. Allora, quello che voglio dire è che nell'ambito di tutte quante queste meritevoli e forme di diciamo cooperazione che vanno a realizzare concretamente il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, dove il cittadino diventa parte attiva e collabora eccetera eccetera, necessitano di una griglia, di una cornice normativa fatta dal comune in via regolamentare eccetera, che eviti che poi quando si vanno ad operare questi strumenti si vada a rischiare di violare altri principi che nel nostro ordinamento ci sono. Il principio dell'equilibrio di bilancio, che i giornalisti chiamano pareggio di bilancio, ma pareggio di bilancio è una dicitura insomma sbagliata, perché il bilancio è in pareggio per definizione, ma l'equilibrio di bilancio perché c'è il... Allora, prima il Enrico Fontana di Lega Ambiente diceva che stiamo lasciando un mondo inquinato alle prossime generazioni e che quindi dobbiamo stare attenti a quel valore della tutela ambientata. Guardate, stiamo anche lasciando una nazione molto indebitata alle prossime generazioni. Ok? L'equilibrio di bilancio è un valore costituzionale importante che va preservato. Questo non significa che non si possano fare interventi ma che vanno fatti all'interno di una certa cornice che sia rispettosa dell'equilibrio di bilancio, delle norme di contabilità pubblica, eccetera, eccetera. Ok?
dobbiamo stare attenti a non fare cose che possono andare contro il principio concorrenziale, che poi è qualcosa di più di un mero principio concorrenziale. Dobbiamo regolamentarla questa attività, ok? Nel momento in cui noi riusciamo a creare delle regole certe, anche le barriere che a volte inconsapevolmente crea il legislatore, che magari vuole dare dignità ad un istituto per potenziarlo e non si rende conto che così lo restringe, possono essere superate grazie alla creatività, che è una risorsa importante degli amministrativi e degli enti locali, purché creatività non venga confusa con finanza creativa. Poi ricordatevi sempre questa cosa: c'è un principio della nostra giurisprudenza, e qua torno a rivolgermi di nuovo agli operatori, c'è un principio della nostra giurisprudenza che in realtà c'è anche in diritto civile, la compensatio lucri cum danno, però la Corte dei Conti la applica in una maniera un po' diversa. Cioè, se l'operatore pubblico che ha causato un danno ne viene chiamato a risponderne, questo qua è al netto del beneficio di cui ha comunque goduto l'amministrazione, ok? Allora, questo che cosa vi suggerisce? Che noi non è che andiamo a colpire delle cose irrituali in quanto tali, noi andiamo a vedere se il fatto è stato generativo di danno. Se lei ha fatto il bando dove mi dà lo sgravio fiscale al cittadino che poi ha fatto quell'intervento lì, eccetera, il danno non c'è. Se lei lo ha fatto all'interno di una regolamentazione ben fatta, lei non è andata a fare danni né alla concorrenza né alle norme di procedura contabile, ok? Dopodiché, ripeto, queste qui sono comunque delle pronunce orientative che io consiglierei di leggere a tutti quanti quelli che approcciano all'argomento, perché non sono sentenze di condanna sulla singola fattispecie, ma sono delle pronunce dove, rispetto alle cose portate all'attenzione della Corte, si fa una ricostruzione di tutta quanta la normativa e la si mette a sistema anche con gli altri principi che vi ho detto. Spero con questo di non aver annoiato troppo voi e di non aver terrorizzato, anzi tranquillizzato la responsabile, spero di essermi legato un po' a quello che diceva il professor Cortese, anche se avrei avuto bisogno di più tempo per sviluppare la cosa, ma insomma nei pochi minuti che avevo vi lascio andare a pranzo. Grazie al dottor Scodamiglio, che invece ha, secondo me, rassicurato l'operato. Sì, ma non rassicuratevi troppo. Non troppo, certo, no, stiamo moderatamente attenti. E comunque allora adesso vi invito a un piccolo lunch sempre nel foyer. Grazie.